dalla sede di Firenze di Radio Bruno Toscana, sta per andare in onda Pentasport, a cura della Momo Press. Questo programma è offerto da Chianti Banca, la mia banca in terra toscana. Alla Reme facciamo il bagno insieme. Pavimenti e rivestimenti delle migliori marche nel Viale dei Mille a Firenze, di fronte alla Chiesa dei Sette Santi. Car muove la città. Stanco della tua vecchia auto? Cerchi un'auto o un mezzo da lavoro? Allora, Car, massima professionalità, prezzi vantaggiosi e supervalutazione usato. Car ti aspetta nelle rinnovate sedi di Firenze, Firenze Sud e Sesto Fiorentino, zona Osmannoro. www.carfiat.it. Savino del Bene Volley. Esplode la passione per il volley femminile di Serie A a Scandicci. Ti aspettiamo la domenica al Palazzetto dello Sport di Scandicci in via Rialdoli. Assisterai ad un grande spettacolo di pallavolo femminile. Acquista il tuo biglietto nei punti vendita del circuito Box Office Toscana e seguici su Facebook, Instagram e Twitter. Lascia esplodere la tua voglia di pallavolo. Tifa Savino del Bene Volley. Savino, go go go! Amici sportivi, buonasera, buon martedì 31 ottobre, buon Halloween, visto che già un po' tutti ne stanno parlando. Benvenuti a questo Pentasport, insieme anche a Gianluca Bisotti. Ciao Gianluca. Ciao Tommaso, buon pomeriggio. Puntata speciale del nostro Pentasport, perché poi in questa prima ora parleremo molto anche della storia della Fiorentina, tra poco vi dico perché. Nella seconda invece vi daremo grande spazio per intervenire, avremo il direttore David Guetta in nostra compagnia per tutte le vostre domande, lo 0556622223, e poi gran chiusura con un'intervista esclusiva a un grandissimo ex della Fiorentina, uno svedese che ci aiuterà anche a approcciarci al playoff mondiale tra Italia e Svezia. Non vi dico altro, ma insomma, se ci seguite sui social avrete già capito che ha intervistato la nostra Michela Lanza. Prima però, in questa ora iniziale di Pentasport, ritrovo con grandissimo piacere qui in studio Stefano Prizio. Buonasera. Ciao, Stefano. A te, buonasera a tutti, grazie. Buonasera, ben ritrovato in compagnia di Leonardo Signoria. Ciao Leonardo, buonasera. Allora, abbiamo un problemino sulla cuffia, lo andiamo subito a sistemare. Stefano Prizio e Leonardo Signoria, che se non vado errato abbiamo già ospitato per quello che era uno dei primi libri di questa coppia letteraria. Ormai è un appuntamento, direi, insomma, sta diventando abituale, diritto, sì, per i libri che scriviamo. Oh, l'abbiamo ritrovato Leonardo? No, ok, andiamo a ripristinare la cuffia. Dicevo che c'è una nuova produzione di questa accoppiata che definirei viola, perché insomma, sì, direi di sì. Sempre di Fiorentina vi occupate. Il romanzo della grande Fiorentina dal 1926 a oggi, la storia del mito viola, editori Newton Compton. Finalmente posso salutare anche Leonardo. Ciao Leonardo. Ciao. Ecco, funge. Ok, ora dovremmo avere anche l'audio, non ne sono certo. Terza produzione quindi di questa accoppiata, che si concentra sulla storia della Fiorentina. Sì. Dal 26 oggi se ne è stiamo già lavorando sull'anno prossimo. Quindi insomma cioè siete già verso... Sì, non c'è soluzione di continuità. Quindi evidentemente funziona. Evidentemente questi libri sono scritti il bene. Il pubblico viola ci premia e di questo lo ringraziamo. Fra l'altro copertina che trovo già impeccabile, perché vediamo dei volti che hanno fatto la storia della Fiorentina: Batistuta, Giancarlo Antonioni, Passarella, Socrates e poi questo portoghese meraviglioso col pugno verso l'alto, la fascia al braccio di capitano, chiaramente Manuel Rui Costa. Stefano, in attesa anche di sentire Leonardo, mi diceva storia della grande Fiorentina, ma anche un romanzo di questa storia. È scritta come un romanzo, è volutamente nel titolo si richiama questo genere letterario, perché è un modo diverso rispetto agli altri libri di proporre la storia della Fiorentina, non più schematico, ecco, come Fiorentina dalla A alla Z, che insomma lo si capisce da solo, è uno schema diviso in ordine alfabetico, ma un racconto che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Sì, perché sta osservando... No, una si fine parte... no, una fine no, ragazzi, no. Una fine fra mille anni. Oh, ce l'abbiamo, sì. Leonardo Signoria, è qui in diretta con noi. Una ciao, fine Leonardo, fra mille buonasera. Anni, quando la Fiorentina avrà vinto tutto. Allora, lì si allora può sì, possiamo anche chiudere.
Però se si deve chiudere quando si è vinto tutto ancora... Fra mille anni. Ecco, mi sa che possiamo restare assolutamente aperti. Fai bene a sottolineare che si parte veramente dagli inizi, perché Leonardo ti chiamo in causa, vedo che poi capitolo 1 si parte addirittura da qualche anno prima del 1926. Sì, dobbiamo dire che a livello di storia ovviamente della Fiorentina tutti noi pensiamo al Marchese Ridolfi. Chiaro. E però un grande presidente andrebbe ricordato a qualcuno, un grande calmo presidente. Stefano, poi ci andiamo, tanto ecco. La storia poi arriva al presente nella cameretta di casette. Una riflessione la dovevo fare, però ti blocco, ti fermo subito perché poi ci andiamo su questo argomento. Va detto come premessa doverosa che non la Fiorentina ma Firenze dovrebbero ricordare molto più spesso quanto fatto da Ridolfi, perché dobbiamo, se pensiamo al maggio musicale, tanto per dirne una. Ma sì, parte in realtà fin dalla fine del XIX secolo, perché chiaramente il Marchese Ridolfi è il personaggio che riesce a far convergere tutte le forze centrifughe, no? Del calcio degli albori, dei mitici pionieri, che avevano tantissima passione ma non avevano né mezzi avevano le idee un po' confuse, diciamo. E il Marchese, appunto, da storico, non a caso erede diretto di Lorenzo il Magnifico, quindi insomma se ne intendeva, no, della storia di Firenze. Immagino di sì. E è riuscito, ha voluto, si è impegnato, ha impegnato veramente in maniera incredibile tutti i suoi averi, perché di fatto gli ultimi anni poi della sua vita doveva praticamente andare allo stadio con un biglietto omaggio. No, faceva l'autofinanziamento il Marchese Ridolfi. No, anzi, finanziava lui. Va detto a pro del calcio moderno che la gestione del Marchese Ridolfi, per quanto romantica e bellissima, non avrebbe molto futuro, purtroppo. Dai, erano anche altri tempi, forse. Ovviamente. Sì, anche se in realtà, appunto, già negli anni 30, come poi è possibile leggere in questo romanzo, in altre realtà si guardava già una visione arcaica dell'attuale gestione manageriale, mentre il Marchese Ridolfi, immagino per pedigree personale, restava comunque legato e voleva, diciamo, convertirsi malvolentieri all'aspetto aziendale ed economico del calcio. E appunto, dagli albori, per chi non lo sapesse, svelo subito una sorpresa così. Ci sono state non una ma ben due Juventus a Firenze, al Campo di Marte, e una di queste Juventus si chiamava Juventus in onore di quella Juventus. Eccala. Quindi, ecco, giustamente, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Giustamente dicevate, stavo riflettendo, storia ma romanzata, anche perché non è chiaramente stata, no, tutta una storia lineare. Abbiamo vissuto anche momenti inevitabilmente inattesi, personalmente ovviamente, certo, il periodo del fallimento, la rinascita, ma anche inattesi in senso positivo, quindi vedo che poi ovviamente si parla di quella squadra mitica che portò a casa il primo scudetto, della meglio Gioventù che invece portò a casa il secondo, e poi inevitabilmente anche dei tempi nostri che comunque fanno già storia, perché poi Leonardo mi anticipavi prima di entrare in diretta che i Della Valle sono la proprietà più longeva. Ancora no, ma alla fine di questa stagione diventeranno... Quindi avranno, dovrebbero. Non fanno quello che hanno annunciato da tempo, ma... E ora, lungi dal voler polemizzare, anche perché, lo dico veramente col massimo della sincerità, le polemiche anche contro la proprietà, la dirigenza, i calciatori, onestamente, cioè, ormai la stagione è iniziata, sosteniamoli. Chiaro. E si farà i bilanci a tempo debito. Però, ecco, per chi vuole convincersi o convincerci che la Fiorentina è destinata a non vincere mai, insomma, leggendo la storia della Fiorentina e guardando che tipo di avversari c'erano già, perché la famiglia Agnelli, Moratti e compagnia cantante sono da diversi anni nel lagone. Ecco, non è che i vari Ridolfi stesso, Befani, Baglini, Pontello, Cecchi Gori non avessero proprio, insomma, nutrita concorrenza. Il tema dei più dibattuti. Erano altri . Tempi, per carità. Sicuramente. C'erano altri contesti, però negli altri tempi gli uomini sono sempre uomini.
con le loro bassezze, con i loro picchi. Quindi è vero che Firenze è stata una città protagonista in molti periodi della storia e ora calcisticamente è costretta a stare in retroguardia, diciamo, per scelta della sua proprietà. Sì, quello che, ditemi se sbaglio, che poi si percepisce anche da questo libro, che non è ovviamente né una notizia né una novità, è che comunque tutte le vicende della Fiorentina, come dire, rientrano nella vita di Firenze, cioè sono questo un qualcosa che fa parte della quotidianità di tutti, perché praticamente infatti tutti in copertina a Firenze più o meno c'è, cioè anche il Duomo, tu hai, cioè la cupola, enumerato i campioni, c'è la cupola del Brunelleschi, c'è, che è uno dei simboli della nostra città, a confermare questo legame indissolubile che c'è sempre stato, che c'è tutt'oggi, con 17.000 abbonati e oltre. No, io credo, parlo a nome mio, ma sono sicuro che la maggior parte di chi, diciamo, è che parecchio critico nei confronti di questa gestione, che già far rientrare Antonioni in dirigenza, io lo ritengo, cioè, è stata una scelta, una scelta forte e giusta. Esatto, anche questo, perché voglio dire, cioè, chiunque può cambiare idea, se prima sicuramente c'erano delle divergenze, insomma, niente vieta, no, di così, di stendere una riga, di chiarirsi magari. Esatto. E questo, a mio avviso, è stato un grandissimo gesto di rispetto nei confronti della storia da parte della proprietà, è indubbio. No, questo lo dicevo anche perché, Stefano, inevitabilmente, e qui quindi poi ti lascio carta bianca, ad oggi non questa... ti risponderò come Totò. Ok, no, non ti risponderò come no, Totò, perché poi con quella carta ci si può fare di tutto. Il romanzo della grande Fiorentina oggi resta in stand by, almeno per i suoi proprietari che restano lontani da Firenze, dalla Fiorentina e dalla sua storia. Potrei dirti che momento, anche la mediocrità ha una storia, quindi qualcuno un domani la racconterà. Però è certo che, al di là del giudizio sulla mediocrità, che poi io mi auguro possa essere superato con un campionato diverso, cioè un conto è una squadra in difficoltà ma che ha la proprietà lì vicina, che ti dice più di così non potevamo fare, e un conto è una squadra in difficoltà che però ha la proprietà lontana, che ha già fatto intendere che nascosta, vende nascosta, perché è una proprietà latitante questa, che non ha neanche il coraggio delle proprie azioni. Insomma, bisogna, gli uomini debbono avere la forza di mostrare la faccia. Vieni a dircelo. Un'uscita di scena. Per Dio. Un'uscita ai riflettori di Diego Della Valle. Diego Della Valle, tra l'altro, cioè, questo lo voglio citare perché fa parte della storia. È un uomo coraggioso. Lo è anche nel calcio, perché ha preso anche degli schiaffi per essere coraggioso. Sicuramente. Tipo Calciopoli. Ma io ricordo un Fiorentina-Messina 1-1. Allo stadio Franchi, fuori contestazione molto veemente. Sì. Io ero dietro a Diego Della Valle, cercando di intervistarlo. Diego uscì, si fece aprire il cancello e uscì fra la gente, con una certa dose di coraggio, perché lì il rischio di pigliare un cazzotto c'era. Che la tifoseria chiedeva alla proprietà di farsi sentire. Arbitro Nucini. Me lo ricordo, come se fosse ieri. Ecco. Ci sta ascoltando anche Sandro Rialti. Ciao Sandro, buonasera. Quindi se vuole ce l'ha. Ciao Sandro. Ciao Sandro. Sandro, abbiamo in studio Stefano Prizio, Leonardo Signoria. Sentito. E quindi parliamo di questo bel libro, il romanzo della grande Fiorentina, che per tutti gli appassionati viola è un qualcosa sicuramente da avere o da studiare se non si dovesse conoscere la storia viola. È chiaro però che quando ti trovi di fronte, no, al mito viola dal 1926 fino a oggi, insomma, una riflessione sullo stato attuale delle cose viene abbastanza inevitabile, perché non so quante volte dal 26 a oggi abbiamo avuto una proprietà lontana in questo modo, no? Discutevamo eventualmente della mediocrità o dei risultati, ma oggi il discorso mi sembra più legato alla lontananza che non ai risultati o al valore della squadra. Risultati come questi abbiamo avuti la stragrande maggioranza delle volte. Fiorentina, se non ricordo male, è settima in classifica, e io credo sia la media del suo piazzamento, diciamo, degli ultimi 50 anni, sia proprio il sesto, settimo, ottavo posto. Quindi non è quello che
fa di questo momento particolare, un momento particolarmente grigio, triste. Il romanzo della grande Fiorentina questa annata qui sicuramente finisce con una paginetta nascosta. Però ha ragione, perché oggi non è più una discussione sul valore di questa squadra, che è una piccola squadra con qualche piccolo buon giocatore, con un piccolo ottimo allenatore, con la gente che probabilmente domani, io me lo auguro, sarà al Franchi per incitare la squadra nella speranza di un piccolo miracolo. Questo altro veramente mi ha tanto piccolo, sarebbe grande contro la Roma. La cosa che stride è quella che diceva Prizio prima, cioè che qui non c'è più la proprietà, cioè questo eterno Aventino fa ridere. Io ho cercato di spiegarlo anche a loro, cioè questo stare lontano dalla Fiorentina un po' fa incazzare, però molto fa ridere, perché cioè che, ma questa squadra è autogestita. In autogestione, vabbè, sì, stavo per dirlo anch'io. Finanziamento, in auto tutto, capito? Uno si domanda anche, ma nella Valle, che sono grandi imprenditori, come diceva prima Prizio, hanno avuto anche dei momenti importantissimi, anche di coraggio, di decisione. E loro che avevano detto, loro che hanno detto a noi col tran tran non c'entriamo niente, noi tran tran, no, sono lì che fanno tran tran. Ecco, questa cosa qui un po' mi sorprende, cioè se fossero venuti a Firenze, cosa io mi ero augurato e che gli avevo chiesto e che speravo che facessero, cioè a dirci guardate che quest'anno sarà un anno sarà l'anno in cui vedrete questo gruppo molto giovane, vedrete crescere Benassi, vedrete Chiesa, vedrete venire fuori magari giocatori come lo Faso, sarà l'anno in cui cercheremo di far crescere Babacar. Avessero detto tutto questo però comporterà sicuramente un campionato da settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo posto, e quindi un campionato di bei momenti, ma anche di grandi momenti di difficoltà. Però sosteneteci, se avessero fatto quello che faranno domani, quello che farà domani Pioli, e dirà alla gente dateci una mano, certo, in difficoltà, certo, secondo me gli avrebbero dato, perché Firenze è generosa, davanti alle persone che non scappano. No, ma poi tuttora abbiamo ripetuto tante volte, ha ragione Prizio, anche da questi studi, se ci metti la faccia la gente ti apprezza, se la faccia non ce la metti tu guardi spocchiosamente dall'alto e te ti senti lontano e ti senti superiore e ti senti offeso perché ti hanno detto in 50 che bisogna vincere per spendere. Francamente io sono più che altro poi ignori 17.000 persone che invece ti hanno dato fiducia anche quest'anno, e anche qualche soldo, soldi, no, soldi e fiducia, ragione. E se posso aggiungere, no, queste cose le analizzai, le ho viste da tanti anni, cioè non è possibile sbagliare la realtà in questo momento, è chiaro, la gente, 17.000 persone hanno fatto l'abbonamento, allo stadio ci sono 20.000 persone, sono andati in 1.000 a Benevento, e la gente onestamente non è che sia una Fiorentina in canti, ho detto c'è questi ragazzini che vanno seguiti, che una la fanno bene, una la sbaglieranno, ma è normale, guardate, questo è normale, il giudizio tecnico di questa squadra è impietoso da parte di qualcuno, questa squadra farà così, poi magari fa una bella partita con la Roma, però è una squadra discontinua, una squadra imperfetta, piena di problemi, i giocatori gli mancano, rosa discontinua, cioè un sacco di problemi, però se questa squadra viene adotti, questa squadra piccina, un po' rachitica, un po' con 1.000 problemi, se l'adotti la ami, se non l'adotti diventa un problema. Allora proprio i genitori, i veri genitori di questa squadra non possono lasciarla all'orfanotrofio. Spero di essermi spiegato. No, metafora è chiarissima.
E in aggiunta a quanto diceva Sandro adesso, ora io sono di parte, Corvino mi sta simpatico, lo dico subito. Sì, però anche a me sinceramente. Tutto si può dire di Corvino, ma Corvino ogni volta che c'è Maretta, lui c'è sempre, e si prende anche delle belle infamate. Ecco. La faccia la mette. Sì. E questo voglio dire, è un dato che nessuno può negargli, insomma. E quindi voglio dire, alla fine, ma poi lo diceva anche Sandro per l'allenamento a porte aperte, cioè la società ha fatto quei passi che realtà, tutti ci si augurava facesse, però anche loro suppongo siano lì in anche a loro manca esatto, la proprietà esatto, perché legittimerebbe ulteriormente il loro certo lavoro. Sandro, in chiusura, no, Stefano, sì, se la squadra a spesa zero, se la proprietà non c'è mai, se l'allenatore va avanti per la sua strada, se la gente va autonomamente, che problema c'è avere una proprietà? Allora diamola al comune. Se uno non ci deve mettere la faccia, non ci deve mettere i soldi, non ci mette il coraggio, non ci mette la presenza, che la tiene a fare? Sono loro che certificano l'inutilità di avere, di avere una proprietà. Non è vero, ma sbagliano qui e loro si sottovalutano. La cosa clamorosa è che loro, che hanno una buona dose di presunzione, in questo caso si sottovalutano, a meno che non lo facciano per reazione, perché invece della Valle porterebbero dei punti in più a questa squadra, porterebbero una però quota. Sandro, se così fosse sarebbe ancora più grave, cioè ancora più autolesionista, certo, è più grave, è assolutamente più grave, e dispiace, perché se oltre alla gente ci fosse la proprietà e oltre a Antonioni che comunque ci mette la faccia, oltre a Corvino che sbaglia ma fa anche bene, oltre all'1926 che va a fare un accordo con l'allenatore per cercare di sostenere un gruppo di squadra giovane e che allo stesso tempo chiede di dare il coraggio e l'anima, se tutti hanno fatto qualcosa, loro dice ma noi abbiamo speso 70 milioni, no, tu non hai speso 70 milioni, tu hai fatto una cessione per 110 e ne hai rimesse 70, perché cerchiamo di essere chiari. E con il resto ci paghi anche le spese. Benissimo, perché diciamolo, allora, questi anche la luce la pagano con le cessioni. Allora ti dico, allora proprio per quello. Benedetti signori. Mettici la faccia, vieni, cioè, ma mi insultano. Ma ascoltami, Stefano, tu le sai queste cose. Sì, sì. Se loro vengono, parlano e spiegano, sì, possano prendere tre insulti, e dopo tre insulti, quante ne ho presi io? Quante ne hai presi te? Sì, ma Firenze poi è una città civile. Dopo qualche bercio, ti sta a sentire. Basta, la gente ti sta a sentire. Ma noi si mette la nostra faccia, si mette sul giornale, si mette alla radio, si mette sui siti. Se leggi o menti, con la differenza che né io né Sandro abbiamo 4 miliardi di euro di patrimonio, cioè, credo. Io non ce li ho. Cioè, a Diego andrebbe detto: Diego, ma che te frega se ti bercia? Sì. Ma fai l'uomo, dai, metti la faccia. Sandro, telegrafico, prima di salutarti, Lorini, problema, lesione di primo grado al bisturite femorale, è problema di Terò. È un paio di settimane. Salta alla Roma, mettiamo Bruno Gasparri. Almeno un gioia a tre. Se non è che si è comprato a fare Bruno Gasparri. Oppure difesa a tre. Bruno Gasparri. Penso anche se onestamente la Roma sulle fasce fa malissimo, perché se ti arriva sei costretto a allargarti, è un problema, partita difficilissima. Però io, se mi permetti, spendo un minuto per dire se è vero quello che abbiamo detto noi, se questa squadra ha bisogno di una mano, allora domani andrà allo stadio. Perché quello, anche quel piccolo gesto, anche essere lì, essere franchi, a fargli sentire, secondo me, a questi ragazzi che sono, io credo, per quello che li conosco, che me li hanno fatti conoscere, bravi ragazzi, gli è rimasto Firenze c'è, ecco, questo deve essere un po' il messaggio, io spero che la gente vada. Sandro, grazie mille.
Ciao Stefano. Ciao, ciao Sandro, grazie. Ciao, ciao. Domani dalle 14.30 cancelli aperti al Franchi per l'allenamento a porta aperta, tra poco lo ricordiamo. Arredare la casa è un piacere che va fatto insieme. Insieme a grandi professionisti. Insieme a Emporio Home Design. Ambienti moderni, classici, di classe. Solo delle migliori firme. Emporio Home Design. I grandi traguardi si raggiungono insieme. Firenze, via Vittorio Emanuele 18. 055 49 68 67. Viaggio da sogno o settimana bianca? Turismo scolastico o trasferte viola? Acumal Travel, sicurezza e serietà. Seguici sulla nostra pagina Facebook Acumal Travel. A Sesto Fiorentino. Da Che Gusto in Borgo La Croce c'è una promozione da non perdere. Spendi 10 euro e avrai subito un buono sconto da 5 euro per il prossimo acquisto di almeno 10 euro. Approfittane! Falegnameria Bazzi, a Vicchio, in via Arsella 21, telefono 055 84 41 59. Infissi di pregio per detrazioni fiscali del 55%. Onda Firenze è Velmotor 2000, per chi ha il vento fuori e la passione dentro. In via Senese 177 e in via delle Casine 17 Rosso. www.ondafirenze.it. Il cuore viola della Versiglia batte solo al ristorante Pizzeria Marilena, sulla passeggiata di Lido di Camaiore. Fiorentina Chiavi, l'unica serratura con il giglio viola, in viale Guidoni 89F a Firenze. fiorentinachiavi.it. Gelateria Sottani, la gelateria dal cuore viola, a Pontassieve, località San Francesco, in via Forlivese 93. www.gelateriasottani.it. Seguici anche su Facebook. Gelateria Sottani, il gelato da battere le mani. Firenze Manutenzioni, impresa qualificata SNAM Rete Gas, è insieme a voi con interventi diretti in caso di guasti sugli impianti interni civili e industriali, sulla rete gas e acqua. A Firenze, in via Uguccione della Fagiola numero 12 Rosso. Telefono 055 60 580 536. www.firenzemanutenzioni.it. Io e lei in macchina, fermi a guardare le stelle. La vedi quella? È Sirio e brilla come te. Lei allunga un dito come per toccarla e mi sussurra: è una crepa nel vetro. MyGlass è il network di centri specializzati in sostituzione e riparazione cristalli auto. Scoprilo su myglasscristalli.it. MyGlass, la passione si vede dal vetro. MyGlass Firenze, via Pistoiese 149F, Firenze, 055 45 02 11. MyGlass Pisa, via Cannizzaro 17, località Ospedaletto, 050 98 14 40. Osteria dei Mammalucchi. Qui si devono fermar tutti. A colazione, ma anche a pranzo, con favolosi tortelli e ragù, gustosissime tagliatelle e funghi porcini e tutta la migliore cucina toscana. E dalle 19 le famose pizze di Tumine. Osteria dei Mammalucchi, in via La Piana 6971, a Ponte Petri, San Marcello Pistoiese. Osteria dei Mammalucchi, the best pizza in town. Resistenza, forza fisica, concentrazione e forza d'animo. Questo è il ciclismo. Maggiore è lo sforzo, maggiore la soddisfazione. Questo è il ciclismo. Passione, esperienza e competenza. Questa è Bicipedia. Bicipedia è rivenditore autorizzato del marchio svizzero BMC, numero uno al mondo per innovazione e precisione. E rivenditore dei telai su misura Formigli, realizzati a Firenze dalla mano geniale e artistica di Renzo Formigli. Bicipedia vi aspetta a Sieci, vicino Pontassieve. www.bicipedia.it. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Allora, qualcuno vi fa già i complimenti, grandi ragazzi, libro bellissimo, i saluti poi in particolare a Leonardo che arrivano da Fabrizio, Leonardo che poi aveva intravisto i saluti che ci arrivano addirittura da Singapore, il Viola Club Singapore che ci segue, ci scrive sempre, anche noi ricambiamo, e ci raccontavi un aneddoto di Singapore, esatto, però è emblematico. A dimostrazione di quanto la storia conti e la Fiorentina, piaccia o no, fa parte della storia del calcio. Qualche anno fa a Singapore eravamo a un barrettino di questi, stile hippie, surfer, gente da tutto il mondo, dove più o meno tutti abbiamo sognato un giorno di andare, sì, e di farci una vita. Sì, esattamente. Bene. E arriva il gestore, un pescatore del luogo. Where do you come from? Florence, Italy. Niente, silenzio. Italy, no, Firenze. Ah, batte gol. Ecco, all'istante, punto. Risposta fulminea. A sì, parte che poi abbiamo dovuto abbracciare. Ci sarebbe anche altra cosa, eh. No, fa per dirvelo, eh. In che senso? Uffizi.
Sì, vabbè. Sì, però Davide Michelangelo ti dimostra quello che, dove non arriva la cultura e la storia di Firenze, ci arriva la Fiorentina. Cioè quello che può essere anche il valore. Loro ci hanno provato Fiorentina legato. Ci provato un Gomez e Rossi, ma dimostrazione non gli è riuscita. Che comunque hanno dimostrato di volere fare il salto di qualità. Noi sì, non hanno avuto fortuna quella volta. E, non ha, e infatti io penso dalla vicenda Gomez Rossi nessuno abbia mai avuto da rifacciare niente, perché peggio di così non li poteva andare e non ci poteva andare. Si poteva forse gestire meglio la comunicazione di Gomez, però perché siamo fiorentini e ci piace rompere sempre le uova nel paniere. Esattamente. Ma detto questo, era sicuramente uno slancio importante della proprietà. Tante proprietà in questo libro, con una media però di longevità, per tornare a quello che dicevamo, che io pensavo fosse più ampia, invece mi dicevi Leonardo sono circa 7 anni. Sì, di media, ovviamente. Allora, in realtà gli estremi sono l'inizio e la fine, perché Ridolfi da proprietario, presidente, padrone assoluto è stato 16 anni, poi l'ultimo anno l'ha lasciato in gestione e poi dopo c'è stata la guerra. E adesso i Della Valle si apprestano, per quanto presidente sia stato prima Salica, poi Andrea Della Valle, poi Cognini, ma chiaramente noi facciamo... La proprietà è quella. È evidente che quando noi chiediamo di metterci la faccia, noi ci rivolgiamo a Diego, perché tutti noi identifichiamo Diego come... chiamiamolo proprietario, presidente, però è lui. Insomma. Quello decide lui. E sostanzialmente la media è stata cambiata, seguendo il trend delle altre squadre, dai Pontello in poi, perché 10 anni della grande famiglia Pontello, 12 con tutto il travaglio del caso di Cecchi Gori e poi adesso Della Valle. È chiaro che dai Pontello in poi il salto di qualità a livello di disponibilità economica, insomma, è evidente. E ovvero mancano le vittorie. Allora, neanche Pontello ha vinto, sappiamo benissimo come, perché e per quando. La cosa che dispiace è che a volte a me viene il dubbio, il terrore, che appunto come Pontello, ecco, io qui apro una parentesi, a volte secondo me sono un po' birbantelli i nostri proprietari, perché se la rifanno con noi, ma secondo me non siamo i veri destinatari del loro... Riferisci tipo il concetto di avvoltoi. Ma sì, ma anche quando parla appunto di cose che non li fanno fare... il pensiero va a Pontello, perché anche a Pontello discorso stadio, esatto, sì, uno non ha fatto lo stadio, però ricordiamolo, il marchese di cui prima, Marchese Ridolfi, lo stadio l'ha fatto e l'ha fatto mettendo quattrini suoi, ha speso, ecco, quello va detto, a differenza erano di... migliaia di lire all'epoca, però erano come milioni di euro oggi. Però devo anche dire che la figura del magnate che si dedica al calcio e magari ci finisce anche mezzo patrimonio e famiglia, è in via d'estinzione. Cioè forse l'ultimo è stato Moratti, e diciamo poi anche probabilmente lì gli hanno detto guarda, a posto, così triplete l'hai fatto, adesso possiamo smettere. Anche Berlusconi, essere onesti, e anche Berlusconi che ha lasciato. E diciamo anche una cosa, che se no sembra che si sia sempre da una parte. Cioè, io sono sicuro che se la Fiorentina sgarra per un anno il fair play finanziario, succede un disastro. Il Paris Saint-Germain, a dimostrazione di quanto queste leggi siano fatte per quelli piccoli, può permettersi di pagare 400 milioni di giocatori e nessuno gli dice. Certo che ed è stato un francese a mettere il fair play finanziario, quindi dalla gestione, dal punto di vista finanziario, la gestione della Valle è veramente esemplare. Cioè, i libri in tribunale non finiscono su questo, no, ecco. Questo dobbiamo riconoscerlo, sì. Assolutamente. E la loro storia, anche extracalcistica, insomma, parla così, insegna questo. Siccome una volta ci sono finiti, e io ricordo la sera prima che Bandettini portasse i libri in tribunale, ce lo venne a dire fuori a noi, fuori dalla sede, col faccione che aveva, insomma, tutto bello, tronfio, porto i libri in tribunale, portali. Però... noi lì per lì non coglievamo che cosa volesse dire, certo. Lo capimmo un po' dopo, è probabilmente voleva è dire periodo, la morte della Fiorentina, periodo più romanzesco probabilmente è quello lì, certamente è una parte che poi io ho vissuto direttamente,
fui testimone proprio. Certo, certo, direttamente sul marciapiede, sì, in attesa. Sì, marciapiede, diciamolo meglio, perché vabbè, sui marciapiedi, cioè, in senso buono, hai ragione, in senso buono, come noi a fare il cronista, esatto, ecco, della Valle, la borsetta non ce l'avevo, stadio, no, siamo, ecco, se no, siamo sul marciapiede in attesa di notizie. Mi dite il periodo che personalmente vi coinvolge di più di questo libro, cioè, mentre scrivevate dal 26 fino ad oggi, come vuoi, qual è il periodo che avete, allora, a livello affettivo con più chiaramente è la transizione tra Mario e Vittorio Cecchigori, perché quando ho iniziato ad andare allo stadio e vabbè, poi c'è il mio idolo assoluto, che era quel signore argentino col numero 9, okay, che è anche in copertina, c'è, e quindi chiaramente fatto qualche gol. Esatto, ma non solo qualcuno, per quello, sì, perché aveva un altro grande che gli dava anche un sacco di palle. Era talmente grande lui, purtroppo, ripensandoci dopo, ho detto: ma certo, potevo amare di più anche qualcuno che aveva accanto. Non lo dire a me. E personalmente ne ho parlato in una vecchia tesi di laurea, l'abbiamo scritto nel libro scorso. È un periodo, secondo me, che dà una chiara idea di come fosse non solo Firenze ma anche l'Italia, è il periodo dell'alluvione, perché dà proprio un quadro di, sia di come fossero diversi chiaramente gli esseri umani, e non parliamo di un secolo fa, parliamo di 65, di mezzo secolo fa, sì, sembra passato un millennio però. E poi appunto la dimensione veramente totalmente diversa dal mondo dorato di oggi del calciatore, e certo, come certo erano invece, erano tra l'altro cronache che abbiamo più o meno tutti imparato con Franchi, che era adibito anche, esatto, no, a ricevere, certo, più in difficoltà dell'alluvione. Peraltro c'erano i prodromi di uno scudetto clamoroso che arrivò nato poi da probabilmente da quella squadra, anche dalla voglia di Firenze di rinascere con forza. Ed è bene dire, giustissimo questo, ricordiamolo, tanto è una cosa saputa e risaputa, che l'estate del 68, che poi avrebbe dato inizio a quella grandissima stagione, nacque con polemiche veramente furibonde, una sconfitta interna contro il Bologna, fischi, insulti ai giocatori, a dimostrazione di come appunto anche i nostri anche eroi, tempi, anche i nostri eroi hanno, ecco, avuto Leonardo loro, è veramente fischio, enciclopedico, questo lo dico, grazie, mi piace sottolinearlo perché è un coautore preziosissimo, è enciclopedico nella storia della Fiorentina e anche nella storia in genere, dottore in storia, quindi insomma ha due lauree questo ragazzino qui, hai capito, Bisotti piglia le lauree come le caramelle lui, sì, non come noi. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Rossa, verde, nera e viola. Ma che dici? Cosa dico? Dico che al forno Pintucci ci sono le schiacciate di produzione propria, più colorate e più buone del mondo. Anche viola? Sì, sì, naturalmente viola, a base di cavolo cappuccio, olio e lievito naturale. No, non ci credo, ma è favoloso. Eh già, solo dal forno Pintucci trovi tante specialità dolci e salate, tutte di produzione propria. Forno Pintucci, in piazza Santo Spirito, in piazza San Jacopino e nel piazzale di Porta Romana. Panificio La Spiga, in piazza Donatello a Firenze e a Scandicci in via Ugo Foscolo 22. Da sempre è obiettivamente il più buono. Spazio 40, abbigliamento uomo, donna e ragazzo delle migliori marche. Spazio 40 è a Firenze in via Lanza 23 e a Signa in via Lapira 40. Dai spazio al giusto look. Adesso puoi acquistare anche sullo shop online www.spazio40.it. Ami il calcio a 5 o il calcio a 7? Allora iscriviti ai campionati o ai tornei Midland. Vai su www.midlandsport.it. Tutto carta, nel viale Guidoni 93 a Firenze. Cartoleria, belle arti, articoli da regalo, packaging e tutto quanto serve per realizzare la tua festa. www.tuttocarta.it. Sandro Gioielli permuta e compra oro al prezzo migliore del mercato. Sconti fino al 20% per gli abbonati Viola. In via Reginaldo Giuliani 19 Rosso a Firenze. sandrogioielli.it. Ristorante Zocchi a Pratolino, con vista sul parco, cucina toscana e specialità della casa. Aperto tutti i giorni fino a tardi. Ristorante Zocchi.it.
Serve un furgone? Program Autonoleggio, adesso anche a Prato, nella nuova sede di Viale Marconi. Scegli la taglia di cui hai bisogno su programautonoleggio.com e lasciati guidare. CopyWorld, partner certificato Samsung e Canon, offre prodotti e soluzioni per il mondo delle aziende, dell'office e dei professionisti della stampa. Multifunzione digitali, stampanti e soluzioni per la gestione documentale, macchine da stampa digitali da produzione, plotter e soluzioni per incrementare il tuo business. CopyWorld, con oltre 40 addetti, opera sul territorio a livello professionale tramite personale certificato e qualificato. Per maggiori informazioni www.copyworld.it. Se i buoni vanno in paradiso, i buongustai vanno all'inferno. Lasciati tentare, entra nel girone del buon gusto. Inferno è lounge e cocktail bar fino a tarda sera. Specialità di pesce e carne freschissimi. Top selection dedicata al crudo. Viziati con i vini migliori, selezionati per chi vuole cedere ai piaceri della tavola. Ogni giorno tentazioni diverse in un'atmosfera con musica dal vivo e DJ set. Dai 100 canti di Via Gioberti all'inferno di Via Ghibellina. Il passo è breve, brevissimo. La stessa qualità elevata alla massima potenza per primi, secondi e per tutto quello disfizioso che il palato ti suggerisce. In via Ghibellina 80 Rosso a Firenze, angolo via De Pepi, www.ristoranteinferno.it. Sono Fabrizio Caselli, canottiere della nazionale italiana che ha partecipato alle Paralimpiadi di Rio 2016. Chi ama lo sport e beve acqua di rubinetto. Campagna di sensibilizzazione sull'uso dell'acqua del rubinetto a cura di Publiacqua. Un vero amico degli animali va solo al Mondo dei Cuccioli, in via 100 Stelle a Firenze. Alimenti, accessori e anche vendita di cani, gatti e piccoli roditori su prenotazione. Il Mondo dei Cuccioli, tutto per gli animali. Siamo in via 100 Stelle 22A, chiusi la domenica. Telefono 055 60 20 15. Al Mondo dei Cuccioli, prezzi imbattibili, senza concorrenza. Radio Bruno Toscana e il Pentasport, sempre con la Fiorentina. E la prefazione di questo bel libro, il romanzo della grande Fiorentina, scritto da Stefano Prizio e Leonardo Signoria, è firmata da Eugenio Gianni, che io saluto e ringrazio per essere in diretta con noi. Salve Eugenio, buonasera. Grazie a voi, ringrazio tutti gli ascoltatori. E a Stefano Prizio veramente complimenti, perché è un bellissimo libro. E il suo amore per la Fiorentina e la sua capacità professionale nello scrivere, nel saper offrire emozioni, nel poter risvegliare quello che è la sensibilità di quelli che sono i tifosi che amano non solo la Fiorentina nel momento della partita, ma anche la sua storia, il suo rapporto con Firenze. Ecco, tutto questo dal libro emerge, e Stefano è veramente una figura di riferimento per tutti. Ho una lunga storia, Eugenio, che sia Stefano che Leonardo hanno romanzato, perché poi lo dicevamo, l'abbiamo ripetuto più volte, ma se c'è qualcosa che a Firenze scorre nelle vene dei fiorentini è il viola della Fiorentina, cioè non so in quante altre città c'è questo legame tra... Ma probabilmente in poche davvero. Ma no. Dunque, c'è un aspetto che poi anche dal libro emerge. Lunga storia, ma non la più lunga, non la più antica. La Fiorentina rispetto agli altri club è una squadra giovane perché nasce solo nel 1926, dal Milan all'Inter, moltissime squadre hanno già vissuto il loro centenario, e allora perché è così giovane ma così profonda? Perché in realtà la Fiorentina non si identifica con la storia del calcio a Firenze. La storia del calcio a Firenze nasce nella fine dell'Ottocento, questo avviene in altre città italiane, con la presenza di una forte colonia inglese a Firenze. La prima vera grande partita di risonanza è quella che avviene nell'aprile del 1898, quando la squadra di Firenze che insegna a far giocare al calcio è il Florence Football Club, appunto di fondazione inglese. Quel giorno, è il 28 di aprile, si svolge qualcosa di molto particolare alle Cascine, che era il parco dove si faceva sport a Firenze.
vi è da un lato la partita di calcio, ma il pomeriggio vi è la partita di calcio storico nello stesso terreno. È in qualche modo un passaggio delle consegne, da un lato la partita del Florence Football Club e dall'altro la partita fra azzurri e rossi. Questo che cosa determina? Determina che a Firenze nascono molte società di calcio e nel 1926, quando il marchese Ridolfi utilizza la sua autorità di federale fascista di Firenze e convoca i consigli direttivi della Libertas Firenze e del Club Sportivo Firenze e gli impone di unirsi e di dar vita a un'unica squadra, noi comprendiamo che c'è una storia del calcio molto frammentata, molto divisa fra sodalizi calcistici di cui si è persa la memoria, che arriva dalla fine dell'Ottocento al 1926 e nel 1926 quando nasce questo club, la Fiorentina, che proprio per i motivi per cui è nata, un federale fascista che dice basta, non voglio frammentazioni, le due più importanti squadre devono unirsi e identificarsi con Firenze. Ecco, da quel momento noi abbiamo una società che porta Firenze, abitualmente famosa per le lotte fra Guelfi e Ghibellini, per il campanilismo, sì, per la frammentazione, ad per avere invece volta un'unica squadra. E la unica squadra, ve lo dico per i lunghi anni in cui ho fatto l'assessore allo sport e quindi mi confrontavo con l'assessore allo sport e altre grandi città, noi abbiamo un'unica squadra solo a Firenze, a Bologna e a Napoli, ma a Bologna hanno tantissimi altri sport. C'è il baseball, c'è la storia della pallacanestro, quindi quando non hanno avuto momenti di gloria con il calcio si sono consolati con altre discipline sportive. A Napoli sappiamo che vi è stata la stagione dei Maradona, vi è stata la stagione anche quella attuale, ma Napoli è stata sempre molto altalenante e abbiamo avuto il Napoli anche in Serie C, in Serie B. Non c'è nessun'altra città che invece ha avuto quell'amore, quell'affermazione di identità che Firenze ha avuto attraverso la Fiorentina. Perché poi nelle altre città, io ho citato le uniche grandi città che hanno un unico sodalizio, ma io lo vedevo, l'assessore allo sport di Milano era sempre a barcamenarsi fra Milan o Inter, quello di Genova, Sampdoria o Genova, quello di Torino, Juventus o Torino, Roma non ne parliamo, ma addirittura quello di Verona c'ha il Chievo e l'Hellas Verona. Quindi poche sono le città grandi che hanno un'unica squadra, fra queste tre Firenze è quella che per i motivi che vi ho detto ha uno straordinario rapporto di appartenenza e di identità, quindi la Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina. E Stefano Prizio, che è espressione di tutto questo, è riuscito a mettere su un libro di grandissimo spessore e rilievo. Del resto io vi dico come l'ho conosciuto quando mi trovai ad avere nella storia della Fiorentina un ruolo importante, quel primo agosto del 2002, in cui 10 giorni… Lo dicevamo poco fa, che Stefano era in attesa di notizie, sì, a fare il suo lavoro. In quei 10 giorni ci fu una rivoluzione. Fino a quel momento, io si parla di 15 anni fa, fino a quel momento la comunicazione avveniva con la televisione, avveniva con la radio, avveniva con i giornali, e in quei momenti in cui c'era da avere la notizia in tempo diretto, nel momento reale in cui avveniva, ecco che arriva la rivoluzione dei social, ma ancor prima dei social, dei siti, e con www.fiorentina.it Stefano Prizio aveva 20.000 persone che costantemente seguivano quello che cambiò il paradigma della comunicazione anche in questo Firenze. Noi umilmente, con Firenze dietro, fummo avanguardia e anche quello fu un motivo d'orgoglio per questa città che per prima cominciò una storia, quella dei siti delle testate online, che poi ha fatto scuola in tutta Italia. Assolutamente. Esatto, è così. E devo dire che era importante che la scrivesse lui, una storia della Fiorentina, perché vi posso assicurare che 15 anni fa, nel comunicare cosa stava avvenendo e come la società aveva una sete straordinaria di saperlo, lui fu un protagonista. Posso dire una cosa? Prego, Leonardo. Prima ancora di iniziare questo nuovo libro, io e Stefano non abbiamo neanche avuto bisogno di dircelo, sapevamo già che avremmo chiesto la prefazione a Eugenio Giani. Per questo,
No, vabbè, sia perché è stato un testimone diretto della rinascita, ma sia perché, essendo la Fiorentina storia di Firenze ed essendo Eugenio Giani, se c'è qualcuno dei massimi esperti, esattamente. Allora, la Fiorentina è il grande sfondo emozionale che caratterizza la vita di tutti noi, di noi, dei nostri maggiori e dei nostri figli. E per questo c'è questo connubio inscindibile fra la città e il colore viola. E devo dire che Giani rappresenta nell'amministrazione da molti anni la persona che meglio conosce e che più ama forse questa città e questa squadra. Perciò, insomma, io ne ho preconizzato l'ascesa alla poltrona di sindaco già molti anni fa. Accadrà un giorno, e quel giorno sarà un giorno Fausto. E non lo dico solo perché ha scritto la prefazione al libro, lo dico perché lo penso. Eugenio, in chiusura, stavo guardando pagina 504, l'epilogo, la fine di questo romanzo della grande Fiorentina. Ti faccio una domanda difficilissima. A pagina 505, cioè diciamo nell'immediato presente, come prosegue la storia della Fiorentina con i Della Valle? Perché sappiamo che in questo momento siamo uno da una parte e uno dall'altra. Ma io, senti, ti devo dire che ho vissuto, perché poi a ognuno di noi nella vita capita di vivere momenti che rimangono topici, anche se lì per lì magari non te ne rendi nemmeno conto. Io ho vissuto quei giorni straordinari, e devo dire che proprio il lavoro di Stefano Prizio con Fiorentina.it fu veramente la protagonista nel favorire questa comunicazione, perché in quei momenti fummo tutt'uno e sentimmo di poter avere reciproca fiducia fra una tifoseria che rimarrà nella storia, non gli interessava che fossimo in C2, sentiva c'era bisogno di rigenerare i colori viola e l'immagine di Firenze, e a una squadra di C2 regalò 17.000 abbonati, una cosa che non è mai avvenuta nel calcio italiano, 17.000 abbonati di cui 13.000 dal calcio organizzato. Con quelli che erano i protagonisti della tifoseria allora, che si trattasse di Walter Tanturli, che si trattasse di Stefano Sartori, del Ciccio, oppure del tifo più in giacca e cravatta, quelli del centro di coordinamento di Filippo Pucci, però sentivo che c'era l'energia vitale per irradiare la squadra, l'ambiente. E contemporaneamente c'era un Diego Della Valle che veniva qui e era felice di andare a Gubbio, a Castel di Sangro, nei posti più sperduti, perché il cuore ce lo portava, vedeva che c'era da far rinascere questo ambiente, e contemporaneamente c'erano dei calciatori che ci si gettavano in campo, erano di quel livello, ma ci si gettavano perché volevano arrivare a quell'affermazione. Ricordo quando quel Negretto, Bismarck, che noi comprammo dopo aver giocato la partita con l'Aglianese e che poi segnò il gol fondamentale a Rimini, insieme naturalmente a Riganò, bellissimo tra l'altro, mi chiese di poter, ero assessore, quindi celebravo i matrimoni in comune, di poterlo sposare. Per me fu un'emozione, perché il Bismarck che ci aveva regalato quella soddisfazione voleva rendermi parte di un momento così bello della sua vita, e poter raccontare 10.000 episodi. Ecco, in quel momento società, tifoseria, calciatori che mettevano il loro sudore in campo erano un tutt'uno, e la Fiorentina riuscì in 2 anni a compiere l'impresa storica di ripassare dalla C2 alla Serie A. Ecco, se si ricreano le condizioni di quel miracolo, sono convinto che noi possiamo riprendere una strada virtuosa. Naturalmente bisognerebbe mettersi intorno a un tavolo e vedere come fare. E speriamo che possa capitare il prima possibile. Eugenio, grazie mille. Grazie a voi e complimenti agli autori, perché hanno fatto davvero qualcosa di molto originale, nuovo e bello per aiutare i fiorentini a rendere ragione di come la Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina. Grazie Eugenio Giani. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. Chianti Banca, la mia banca in terra toscana.
Per gustare una cucina senza glutine per celiaci e una cucina tipica toscana devi andare al ristorante Lo Strettoio nel comune di Laterina. 0575 89161. AM Sport, non solo calcio e calcetto, abbigliamento sportivo per il tempo libero e taglie comode. Rivenditore Viola ufficiale Le Coq Sportif in via Chiantigiana Grassina. Il sorriso ricevimenti a Ponte Aema è l'ideale per ogni tua ricorrenza. Matrimoni da sogno in location esclusive. www.ilsorrisoricevimenti.it. Carrozzeria GPR, in via Cavalcanti 12 Rosso, zona Cure a Firenze. Ha tutti i servizi per la tua auto. Fornisce l'auto sostitutiva e riparazione senza anticipo. Autoscuola Viola, vieni in via Carlo del Prete, metti la prima e vai! Siamo i professionisti della patente e da noi costa meno. Autoscuola Viola, pronti, via! Una fermata tira l'altra, una storia tira l'altra. Luca Giannelli e Fabrizio Pettinelli vi accompagneranno in un viaggio tra curiosità e aneddoti per scoprire Firenze come non l'avete mai neppure immaginata. In compagnia de I Tramvai. 100 fermate, 100 curiosità, tutti a bordo. Inizia il viaggio nella lettura, magari aspettando i tram. Scrama Saxi di Azioni. Keysmaster è duplicazioni chiavi di tutti i tipi, auto, moto e di sicurezza. Keysmaster è vendita casseforti e cilindri d'alta sicurezza. Keysmaster è a Firenze, in piazza Batoni 2, zona Isolotto. The Sound of Rock, The Sound of Music, GE Music Club. Chitarre e bassi, elettrici ed acustici delle migliori marche. Amplificatori, ampia scelta di effetti a pedale e accessori. Customizzazioni e modifiche di ogni genere su richiesta. GE Music Club è il posto ideale per chi vuol fare musica, per chi muove le prime note e per chi è già un professionista e ha la musica nel cuore, come noi. A Firenze, via 100 Stelle. GE Music Club, perché una vita senza musica è come un corpo senza anima. La ricetta per un gelato favoloso? Quella della gelateria Conti. 25 anni di esperienza, 50 gusti di gelato tutti buonissimi. Dalle creme e cioccolati più golosi, ai gelati di frutta fresca senza latte e senza zucchero. Tanta passione, qualità e gentilezza a profusione. Mescolate tutto e... E se vuoi, prova i nostri semifreddi gli zuccotti artigianali. E il gioco è fatto, perché alla gelateria Conti ce n'è per tutti i gusti! Anche per un buon caffè, aperti a colazione fino a tarda notte e sempre Forza Viola! Sono Marco Innocenti, atleta della nazionale di tiro a volo, che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016. Chi ama lo sport beve acqua di rubinetto. Campagna di sensibilizzazione sull'uso dell'acqua del rubinetto a cura di Publiacqua. I migliori amici sono quelli con la lingua lunga. Ai Gigli, è festa grande per gli amici cani. Il 4 e 5 novembre c'è Dog Party. Esibizioni, rassegne e... Domenica l'ospite d'onore, Edoardo Stoppa. Scopri tutto su igigli.it e seguici su Facebook e Instagram. Radio Bruno Toscana e il Pentasport, sempre con la Fiorentina. Allora, tra pochissimo il filo diretto con David Guetta. Vi ricordo la notizia di giornata non piacevole che riguarda Laurini, problema e lesione di primo grado al bicipite femorale, quindi salterà la Roma al pari probabilmente di Terò, mentre almeno in positivo il giudice sportivo non menziona praticamente mai Jordan Veretout, quindi evidentemente tutto quello accaduto con raccattapalle a Crotone passa in cavalleria. Una multa che arriva attraverso il codice interno della stessa Fiorentina, perché sì, il gesto oggettivamente non è stato bello, eh? Non è molto urbano, no? No, nemmeno molto francese a giudicare dalle immagini che hanno gli amici transalpini. Stefano, sono in debito con te del periodo. Sì, no, velocemente, perché volevo citare due cose. Allora, ho detto prima, la Fiorentina è lo sfondo emozionale che lega un po' tutti noi. Noi poi che stiamo parlando attraverso questi amplificatori a maggior ragione, ancora perché più. Insomma, facciamo questo mestiere da tanti anni, e allora è naturale che gli accadimenti Viola si sovrappongano a quelli delle nostre vite. E allora io non posso non ricordare la parte che parla del primo scudetto Viola. Mio padre era del 40 e quindi il primo scudetto Viola lo vide adolescente. Era a Firenze, perché era in collegio a Firenze. E una delle foto a cui sono più affezionato sue è una foto di lui quindicenne accasciato
accosciato, scusate, con i suoi amici dietro, e in mezzo uno dei protagonisti del primo scudetto viola, Armando Segato. Dietro la foto c'è un autografo. Anche allora, insomma, si usava, è chiaro, evidentemente. Ecco, magari queste parti meno conosciute, meno consuete per chi vive l'attualità, chi ricorda Giuligno, chi ricorda le avventure del primo grande scudetto viola, attraverso questa lettura magari si può rivivere qualche emozione. Sicuramente. E poi fammi citare un giocatore che ho nel cuore, ha nel cuore anche Leonardo, un giocatore che io ho visto quando ero ragazzo, quando ero giovane, e mi ha fatto godere, anche se era matto come un cavallo. Il grande, uno dei fenomeni più grandi che hanno visto a Firenze. Edmundo? Ragazzi, era grullo. Fortissimo, matto come un cavallo. Era una roba incredibile. Incredibile coi piedi. Sì, io guarda, ragionavo con degli amici, ma proprio di Edmundo, 3-4 giorni fa, ricordando il gol a Parma. Il io primo non gol che prese palla a metà campo e saltò tre come birilli, rimanemmo tutti a bocca aperta. Io mi ricordo una vittoria della Fiorentina sull'Udinese, che arrivò all'ultimo, al 90esimo. Sì. Io ero in curva ferrovia, quindi mi segnò davanti. Sì, sotto la ferrovia. Pioveva come Dio la mandava quel giorno, ma nessuno lasciò lo stadio. Eravamo bagnati fradici a cantare e a ballare. E nessuno andava via. No. Continuava a piovere, la gente stava lì. Era una gran bella Fiorentina, poi bella quella, ecco, con Edmundo che avesse amato meno il carnevale, forse bastava anche una società un pochino più strutturata, un pochino più forte. Ci bastava anche un po' meno di sfortuna, oggettivamente. Un avvocato in più, un anno in cui ti lotti lo scudetto e si fa male Batistuta. Ah, beh, sì, ma c'era l'aneddoto che c'era il cavillo nel contratto, possibile, che lui era autorizzato poi ad andare in Brasile. Nonostante, voglio dire, se fosse fatto male un avvocato sveglio in più che guardasse quel contratto e dicesse: questo è un contratto capestro. Pare si sia pentito poi a posteriori, perché si è accorto di aver perso l'occasione della vita lui e pure noi, temo. Sì, fra l'altro ultimamente ha spesso parlato della Fiorentina in termini... L'animale era forte. Io la maglietta sua ce l'ho, a scanso di equivoci, l'ho osservata. L'animale era forte, ragazzi. Qui dentro Magrini proprio si scioglie solo quando glielo nomini, perché oggettivamente, tecnicamente, è stato probabilmente il più grande. Ragazzi, uno che fra dire? I primi tre. Forse sì. Che dire, è stato un piacere, mi auguro di ospitarvi di nuovo. Fammi per ringraziare David Guetta, il direttore, che mi ha dato questo spazio. Era un po' di tempo che mancavo da questa bella radio. Grazie per darci la possibilità di presentare il libro. Leonardo, anche te avevi... Sì, se prima di andarmene volevo mandare un saluto ai ragazzacci del magazzino Pelli della Gucci, che so che ci stanno ascoltando. Tutti gobbi? Qualche gobbo c'è, allora salutiamo i Viola. E salutiamo gobbi, sulle Viola. Gobbi si lavino meglio. Momento di grande professionalità del conduttore. Ai tifosi bianconeri auguriamo una splendida serata stasera. Sì, trovo Sport in Lisbona. Sì. Voglio dire, una passeggiata. Magari il mitico Dumbia. Ma con noi con 3-0, occhi chiusi, contro Sporting Lisbona. Con uno scherzetto. Tra l'altro sono gemellati Viola. Sporting. Assolutamente, c'erano anche tifosi Viola nella all'andata. Appunto ci stanno scherzetto, Stadium. Il romanzo della grande Fiorentina, dal 1926 a oggi, la storia del mito Viola di Stefano Prizio e Leonardo Signoria, edizioni Newton Compton. Costi giusto, fammi fare la marchetta. Può anche essere una bella trenna natalizia. Un diecino, dicono quelli bravi. Si può regalare con la mia antipatio. Cioè, anzi, si fa sicuramente una apertura Viola. Un diecino si spende per la mia antipatio. Stefano, Leonardo, grazie mille, grazie a presto a voi. E buon lavoro, buon proseguimento. Grazie. E noi tra poco... Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi Viola. E ora 055 24 80 570, Vetreria Grifoni, riparano qualsiasi tipo di vetri a domicilio. Fantastico, dove si trova? A Firenze, in via Sant'Egidio 6 Rosso. Ristorante San Martino.
Via Chiantigiana 6, vicino a Lugolino, zona Grassina. Telefona per prenotazione 055 23 01 095. La Numismatica Fiorentina acquista e vende monete antiche e da collezione. Siamo in via dello Statuto 10 Rosso a Firenze. Numismatica Fiorentina, la Fiorentina nel nome e nel cuore. Nails & Beauty Lounge Bar, il centro estetico che non ti aspetti. Extension ciglia, ricostruzione unghie e migliori trattamenti estetici mentre ti godi il tuo aperitivo o la tua colazione nel favoloso Lounge Bar. Nails & Beauty, vieni a provarci in via Nazionale. All'Enoteca La Bottega del Gusto, etichette e vini sfusi di qualità, selezione di birre artigianali. La Bottega del Gusto vi aspetta in via 100 Stelle a Firenze. Da Tutt'Auto trovi le migliori offerte di auto nuove e usate di tutte le marche. Tutt'Auto è a Impruneta, in via Imprunetana 1. Spaghetteria, pizzeria e crostino. Antipasti, primi, pizze cotte in forno a legna. Siamo punto in Viola, via Vivaldi 45 Scandicci. 055 75 56 89. Non fare il birichino. A cena, vieni al crostino. Gualtieri Center, ortopedia e sanitari. Ausili per disabili dal 1977 a Firenze. Nei nostri tre negozi di via delle Panche, via Alderotti e via l'Europa troverai prodotti di qualità e servizi su misura per tutte le esigenze. 055 43 60 386. Gualtierisenter.it. Ascoltiamo i tuoi problemi, garantiamo il tuo sollievo. Casa Mia, rivenditore autorizzato Max Meyer, col viola nel cuore. Pitture, vernici e sistemi per facciata. Col sistema tintometrico, 25.000 colori pronti subito. Per l'imbianchino e il fai da te. Siamo in via Buozzi 14, zona Osmannoro, Firenze. La tua azienda non è ancora presente sul web? Il tuo sito non si trova su Google oppure non è ottimizzato per smartphone o tablet? Firenze Web Division è la risposta a tutti i tuoi problemi. Realizziamo siti web responsive e-commerce ed app per tutte le piattaforme dirette a tutti i settori imprenditoriali, dalle aziende artigiane a quelle commerciali, al booking engine di proprietà per il settore turistico, garantendo competenza e professionalità. Chiamaci direttamente in sede al numero 055 87 69 090 per un preventivo gratuito o per sottoporci la tua idea. Firenzewebdivision.it, il tuo partner ideale per il World Wide Web. Il meraviglioso mare dell'arcipelago toscano, i profumi e i colori della Maremma che incanta. Scegli il meglio. Resort Baia Scarlino. Appartamenti di design vista mare, top service per la ristorazione, shopping, wellness, natura, escursioni, degustazioni e noleggio imbarcazioni. www.resortbaiascarlino.com. Alla Martellina ci siamo tutti i giorni, dalle 5 alle 21 con brioche e caffè a 1 euro, pane cotto a legna e la schiacciata di Chiesa Nova, in via della Montagnola a strada in Chianti. Quando spendi per la tua sicurezza, fallo in modo intelligente. Corri da Raffaelli Assicurazioni, agenzia auto, danni e vita, in via Retina 169 a Firenze. Raffaelli Assicurazioni, dal 1986 la forza dell'esperienza. Prendi il meglio, fai volare la fantasia con la Botteghina, abbigliamento uomo e donna nel viale Europa 141 a Firenze. L'eleganza ai massimi livelli. Fermati al bar Alessia, colazioni, pranzi e aperitivi. Vieni a vedere le partite della Fiorentina da noi nel nostro accogliente spazio esterno. Piazza Taddeo Gaddi 21 Rosso, zona Ponte alla Vittoria. CDC, clinica del capello, leader da oltre 30 anni del settore dei prodotti professionali per parrucchieri ed estetiste, vi aspetta a Firenze in via Bronzino 135. Noi con voi, un solo cuore viola. Hotel La Palma, goditi Capri. Hotel La Palma, il primo dal 1822. 081 83 70 133. www.lapalma-capri.com. Firenze Manutenzioni, impresa qualificata SNAM Rete Gas, è insieme a voi con interventi diretti in caso di guasti sugli impianti interni civili e industriali, sulla rete gas e acqua. A Firenze, in via Uguccione della Faggiola numero 12 Rosso. Telefono 055 65 80 536. www.firenzemanutenzioni.it. Radio Bruno Toscana e il Pentasport, sempre con la Fiorentina. Buonasera al direttore David Guetta, ben trovato David. Buonasera a tutti, siamo pronti per il filo diretto 055-6622-23 che farà da apripista una intervista bellissima, una grande esclusiva di Radio Bruno del Pentasport, Stefano Schwarz,
personaggio non semplicissimo da avvicinare e quindi ancora di più da intervistare, realizzato tutto questo da Michele Lanza, e quindi insomma non perdere e da seguire fino alle 20. Assolutamente sì. Davide, riparto da qualche sms arrivato in questa prima ora ai Pentasport, dove abbiamo presentato il bel libro di Stefano Prizio e Leonardo Signoria. Chiaramente no, la storia un po' si interseca anche con il presente, con il rapporto che c'è al momento tra Firenze e i Della Valle. Qualcuno ha semplicemente chiesto: ma cosa tornano a fare i Della Valle, cosa devono dire? A questo punto, se tornano, devono dire, perché l'assenza comincia ad essere veramente ampia, siamo oltre i 5 mesi, quindi io non credo che torneranno, perché se il ritorno fosse venuto nella partita con l'Atalanta, che era più di un mese fa, beh, insomma, alla fine di gare vere e proprie ne avevano perse pochissime. A questo punto è un segnale di distacco piuttosto evidente. Se tornano, lo devono fare con la voglia di raccontarci quella che è la loro intenzione da qui ai prossimi mesi. Mentre sulla scia di Crotone, ancora David ci scrive: ripeto, allo sfinimento, siamo una squadra a metà classifica e per questo destinata ad alti e bassi, non c'è molto altro da aspettarsi per questa stagione. Bisogna intendersi cosa vuol dire la metà classifica, perché se tu arrivi ottavo, nono, sei a metà classifica, ma sei e se arrivi sesto vinci il tuo scudetto. È un po' triste pensare che fino a qualche tempo fa lo scudetto era arrivare in Champions. Alla fine bisognerà rivalutare il concetto di Corvino degli anni di Prandelli, per cui diceva che lo scudetto era il quarto posto, anche gli anni in cui si pensava che il 2011 fosse l'anno dello scudetto vero della Fiorentina, così era stato in qualche modo incautamente detto anche dai Della Valle. E il 2011 è passato e anche piuttosto male, e adesso nel 2018 siamo a sperare un piazzamento europeo. Oh, vedo che qualcuno, insomma più di uno, ci state chiamando, ma sul numero degli sms. Allora, 347-555-1285, sms e whatsapp, perché non vi possiamo fisicamente rispondere dal telefono cellulare, mentre per intervenire in diretta 055-66-2223. La preoccupazione di Alberto: come facciamo con Bruno Gaspar contro la Roma? Riferimento va a Laurini infortunato, David. Su Larini credo che sia giusto fare un discorso. Non è che arrivando qui a Firenze i giocatori diventano altro rispetto a quello che sono stati precedentemente. Chiesa arrivare a Benaluan, però Larini è un giocatore che ha avuto diversi infortuni in carriera, è stato condizionato, lo stesso infortunio per primo e secondo tempo con la Juventus, che ha portato la sostituzione e anche al gol preso nel testimonianza. Quindi credo che ci sia da parte della Fiorentina un'attenzione a quello che avviene in infermeria, perché Laurini non è un giocatore che fa 30-35 partite l'anno, e si fa con Gaspar ed è molto difficile, perché sulla sinistra si piazzano Esciaraui o Perotti, marcarlo è difficile, che non ci sia però la tentazione di mettere Sanchez, che ormai non è più né carne né pesce. Insomma, purtroppo ci sono delle lacune che diventano vistose. Abbiamo Marco e Stefano in diretta con noi. Ciao Marco. Prego. Sì, prego, buonasera. Sì, grazie, buonasera direttore. Ciao Marco. Io avrò mille cose da dire, ma se cercherò di essere breve, tutte le volte che ho sentito la vostra trasmissione, e devo dire abbastanza, quindi grazie, però veramente sento troppo pessimismo e sento veramente troppo distrattismo. Riguardo a Della Valle, dico, prendiamoli così, mettere i soldi, non vogliamo concedere di essere anche un po' fermalosi. Se questi allora si sentono offendere, non va bene. E poi tutti quelli della Fiorentina che sono dentro la società dicono che la proprietà c'è, forse manca a noi, manca a voi giornalisti di sicuro per scrivere, però loro ci sono, così dicono tutti quelli della società. Io questa squadra di quest'anno non la trovo assolutamente, scusate, fammi finire tutto perché vai. Un vulcano dentro. Sintesi. Non la trovo assolutamente inferiore a quella dell'anno scorso, è una squadra da assemblare. È una squadra che secondo me potrebbe, quando tu facesti la domanda a Brovarone la scorsa settimana, ma se questa squadra dovesse arrivare settima, lui prima nicchiò, quando tu facesti insistetti
lui disse sarebbe meritato della squadra e dell'allenatore. Permettimi, è malafede. No, malafede no, assolutamente mi rifiuto, partiamo dall'ultimo concetto, perché nessuno dei nostri opinionisti è in malafede in un verso o in un altro, altrimenti sbaglierei a tenerlo questo opinionista, quindi non è assolutamente così. Tagliamo questo concetto perché è offensivo nei confronti della persona a cui è diretto, chiunque sia la persona. C'era una canzone infattissima quando ero molto giovane, prendila così. Possiamo farne un dramma. Non possiamo, vedi, hai detto, no? Conoscevi già i problemi miei, sì. Ecco, prendiamola così. Comunque io credo che la vicinanza della proprietà sia un aiuto alla Fiorentina. Certo è che l'autofinanziamento aiuta a rafforzarsi, questo sì, perché bisogna ogni volta azzeccare la campagna acquisti. E ancora non ho capito se quest'anno Corvino l'ha azzeccato o meno la campagna acquisti. Stefano, ciao, buonasera. Buonasera direttore, che la stimo molto. Ha detto una frase ora, lei non ha ancora capito se Corvino, mentre invece ci sono degli opinionisti che l'hanno capita, cioè che la stanno massacrando dalla... Cioè, ci sono differenze incolmabili fra due opinionisti, che io capisco che ognuno può dire quello che gli pare, ma quando sono talmente abissali le differenze, per un ascoltatore non è semplice, perché... No, vabbè, ma l'ascoltatore deve... ci vorrebbe un confronto fra due persone. No, ma Stefano, un ascoltatore deve avere la sua... È abissale la differenza, hai capito? Ma non è che deve... Sono posizioni diverse. Aspettare e seguire... per seguamente l'opinione di uno dei nostri giornalisti o dei suoi lavori. Quindi si può tranquillamente trarre quello che si ritiene opportuno a essere il meglio. L'altra parte... È troppo... Guardi quello che succede all'interno della sinistra italiana. Lo so. Tutte dalla stessa parte le opinioni sono divergenti. Siccome qui si parla di calcio... Ma si arriva a dire togliamo Corvino da trattare per rinnovare il contratto a Chiesa, ragazzi, togliete Corvino da, cioè Pantaleo Corvino, è un vostro opinionista che lo dice. Grazie Stefano, chiarissimo. Sono passato anch'io da queste situazioni quando ero un po' più ingenuo e magari mettevo un mirino determinati personaggi, è successo in passato, talune volte ho sbagliato nettamente, altre no, e mi sono anche scusato quando ho sbagliato. Ecco, magari c'è un po' la fissazione sempre in buona fede di ritenere colpevole questo o quell'altro. Corvino, ovviamente, essendo il Joseph Macchina della Fiorentina, diventa il bersaglio in tutti i sensi. La diversità di opinioni è un titolo di merito che rivendico. Poi magari qualcuno dice faccio male della Fiorentina a far parlare questo invece che quell'altro, però a me piace la polifonia, non sopporto una sola voce, non sopporto l'autoritarismo e sono assolutamente per la democrazia. Soprattutto devo dire qualcosa di interessante. Se non vi interessa, allora la cosa mi sta preoccupando. Se hanno opinioni diverse, vuol dire che abbiamo azzeccato la formula. Alessio, buonasera. Buonasera a voi. Io volevo, senza nessuna polemica, fare una riflessione, farla fare a David, sì, che mi interessava la sua opinione. Io mi sono andato a rivedere un po' l'almanacco, diciamo, delle varie presidenze prima della Fiorentina. E forse anche questa, insomma, diciamo, poco amore per i Della Valle è perché magari è mancata, anche se sono stati abbastanza lineari magari come risultati, sono mancati picchi che, per esempio, Pontello con lo scudetto, il terzo scudetto, sì, o un secondo posto, un terzo che non abbiamo, di Cecchi Gori con le due Coppe Italia, insomma, mentre gli altri sì, tanti quarti posti, però alla fine, e questa era una riflessione che mi piaceva sentire. È il famoso concetto, caro Alessio, che c'è la Coppa Italia, ed ancora l'Europa League, dove la Fiorentina è andata vicino due volte a fare la finale, soprattutto nel 98, perché poi nel 2008, e perché poi quello che è successo nel 2015, insomma, non è che abbia molto da farci pensare. 5-0 complessivamente preso dal Siviglia e tutto a casa. Sì, manca il successo. Io però sinceramente, perché ho vissuto, lo raccontava molto bene Stefano Prizio precedentemente, ho vissuto sulla mia pelle, perché era la pelle del giornalista, anche quella del tifoso, il fallimento del 2002
non baratterei assolutamente la vittoria in Coppa Italia, anche se in due edizioni la vittoria in Supercoppa del 96 con il fallimento, quella è un'onta veramente forte. Addirittura io non sarei nemmeno troppo convinto di barattarla con le due retrocessioni della gestione Cecchigori. In quella prima Portella non si è vinto nulla nemmeno con Portello, e noi ci raccontiamo la vittoria dello Spirito 82, però magari in giro per l'Italia ridono di noi. Credo che Portello però sia andato benissimo a vincere il titolo come nessun altro, e che ci sia anche una finale di Coppa UEFA, però anche con loro non si è vinto nulla. Complessivamente delle tre presidenze, quella più prestigiosa è quella dei Portello, perché ripeto, due Coppa Italia e una Supercoppa non valgono le retrocessioni, che per una città come Firenze, lo stadio come la Fiorentina, rappresenta una cosa di inaudito. Figuriamoci il fallimento e la ripartenza della C2. Andrea, buonasera. Sì, ciao, buonasera, ciao direttore, ciao Tolo. Ah, è Andrea, Prezio, grande estimatore di Sinisa Mihajlovic. Prezio non c'è più, non c'è Prezio? No, abbiamo salutati, ci hanno lasciato un libro, allora, Andrea. Allora nulla, pensavo ci fosse filo diretto con Prezio, volevo... No, scrivete con me, caro Andrea. mi dispiace, allora nulla Davide, non c'ho nulla, non ti stimo e basta, quindi vi saluto. Allora, signora, ragazzi, Andrea, butta lì un tema, su. No, c'è temi, fino dopo la vittoria di domenica prossima non riparlo, perché sono molto affranto e molto deluso. Speriamo di vincere domenica e basta. Se, comunque, a parte Sinisa, te Garbao e il Senatolo, i 10, pochino no, eh? Ah, 10 del Verona, pensavo mi chiedessi Borca Valero. Si è mosso bene ieri, no? Non mi risultano tiri nello specchio della porta. Rigore procurato, si è mossa abbastanza benissimo, dai, bene. Grazie, ragazzi, Andrea. Vi saluto, un bocca al lupo per tutto e forza viola. Ciao Davide. Ciao. Andrea, purtroppo, direttore, sai che conosce i miei punti deboli su Cerci e Sinisa, e quindi mi ha preso assolutamente in castagna. Mi sembra sia in un finale che era da meno 30 anni molto triste, perché insomma da Ventura in poi col Torino non è azzeccata una, le valutazioni della fidanzata, della moglie, quando è andato a Madrid, finalmente andiamo nel calcio che conta, a un precipitare verso posizione di rincalzo, adesso col Verona mi sembra faccia poco o nulla. Scusate, guarda Mihajlovic, io mi astengo da ogni giudizio perché la considerazione dell'uomo è talmente bassa che non mi va nemmeno di parlarne come tecnico, perché uno che afferma di non sapere cosa era successo la settimana degli adesivi nella Franca con la maglia della Roma, io credo che non meriti nessun tipo di commento e nemmeno di stare in un consenso civile, se me lo permettete. Allora David, ti giro subito una domanda di un nostro ascoltatore che arriva via WhatsApp in merito alle ultimissime dichiarazioni del sindaco Nardella, che ha parlato con i colleghi di Teleiride poco fa. In sostanza dice: sul nuovo stadio è tutto opposto se ognuno fa la sua parte, e ribadisce di fatto che spetta alla Fiorentina entro il 31 dicembre 2017, come poi si legge nella delibera di giunta dello scorso marzo, la presentazione del progetto definitivo dell'opera. E qualcuno si dice: ma non è che si stanno semplicemente rimpallando le responsabilità, perché è un rimpallo alquanto stucchevole, pensiero di Leonardo da Firenze. Io non so se stanno rimpallando le responsabilità, sentirei di toccare qualche cosa sul ritardo della data definitiva, cioè la sera del 31 dicembre 2017, ma vedrete che si sposteremo da almeno 3 o 6 mesi, quindi veramente infida la rincorsa al nuovo stadio, nonostante le professioni di ottimismo che fece proprio al Pentasport Dario Nardella. Stai ascoltando Pentasport, la trasmissione dei numeri uno, la trasmissione dei tifosi viola. È naturale e genuino, è prodotto in Toscana nel rispetto dell'ambiente, è privo di chimici nocivi. È Toscanissimo, la linea di parquet ideata per voi da Fiorentina Parquet. Toscanissimo è la sicurezza di un parquet di eccellenza, installato direttamente dal produttore e garantito a vita. Toscanissimo è la qualità al giusto prezzo. E lo trovi solo da Fiorentina Parquet, in via Panciatichi 43 a Firenze. Fiorentina Parquet, la natura in casa. E anche senza olio di palma, eh?
il buon caffè della torrefazione Pianza, la pasticceria e il pane di produzione propria, lo shopping dei nostri prodotti per te o per chi vuoi tu. Questo è Boulangerie, a Firenze, in via Quintino Sella 36 ABC. Amico pane, la fragranza del pane appena sfornato, il profumo della pasticceria più invitante, la genuinità dei sapori delle cose buone, fatte con amore. Amico pane, in via di Bellariva 13 Rosso e via di Ripoli 207L. Carrozzeria Scintilla, da 50 anni ci prendiamo cura della tua auto. Resa veicoli anche a domicilio, servizio auto di cortesia, officina autorizzata Fiat e multimarche. Carrozzeria Scintilla, in via Pistoiese 25 a Firenze. Geotech, studio tecnico e amministrazione condominiale dei geometri Boccuzzi e La Franceschina, a Prato, via Mascagni 100-108, 0574 29 234, www.geotech.info. Guardare la vita con positività è il primo passo per migliorarla. Inizia a farlo con noi dell'Agenzia di Firenze Rifredi di Generali Italia S.p.A. Ti aspettiamo nella nostra sede di via Panciatichi 88. Macelleria Morando Morandi, dove trovare da sempre le bistecche alla fiorentina più buone e più belle. In via Roma 182 a Tavarnelle. Hotel La Palma, goditi Capri. Hotel La Palma, il primo dal 1822. 081 83 70 133. www.lapalma-capri.com. Salumi buonissimi, genuini, prodotti esclusivamente con carne nazionale, ma non solo, anche viola al 100%. Salumificio Il Borgo, salumi di Siena, tradizione e qualità. Li trovi dai migliori rivenditori specializzati www.ilborgosalumidisiena.it. I salumi del tifoso viola. La vita è fatta di scelte, dovere o piacere, forza o eleganza. Tradizione o innovazione? Un pick-up o Nissan Navara? Tutta la potenza dei 190 cavalli con 4x4. Tutto il comfort degli interni in pelle e parking camera. No compromise. Gamma da 18.400 euro a tasso zero. TAEG 1 e 62. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.nissan.it. Vi starete chiedendo, cosa ci fa Carlo Cracco in un bagno Scavolini? Beh, mica posso stare tutto il tempo in cucina. Qui a casa sono solo Carlo, e questo è sempre il posto che amo di più. Scavolini, il mio bagno, il mio living, la mia cucina. Vieni a scoprire i bagni Scavolini da Reme, Viale dei 1022, Firenze. Telefono 055 576 195. Vuoi star bene? Rinunciare al glutine senza rinunciare al gusto? Si può! In via del Sansovino 240 a Firenze. Da noi è tutto fresco, ogni giorno. Bar caffetteria, pane, pasticceria, pizza a taglio, primi piatti, apericine e un supermercato di prodotti erogabili con buoni ASL a tua disposizione. Da noi trovi tutto! No, il glutine no. Aperto 7 giorni su 7 dalle 7 alle 21. Venerdì e sabato, apericena a soli 8 euro fino alle 22. Parcheggio Villa Costanza. In un attimo sei in centro a Firenze, direttamente dall'autostrada A1 uscita tra Scandicci ed Impruneta. Lascia l'auto, sali in tranvia e arrivi in centro in pochi minuti. Villa Costanza, il modo più semplice, più economico e più gustoso per raggiungere Firenze. Fermati al The Florence Gate, caffetteria top quality, punto ristoro con eccellenze toscane. parcheggiovillacostanza.it. Radio Bruno Toscana e il Pentasport, sempre con la Fiorentina. Acceleriamo il passo, che sono già pronti i tamburi per il coro mitico di Stefan Schwarz. Per te Davide Sellida in diretta. Ciao Lida. Pronto? Buonasera. Sì, sì, buonasera. C'è signor Davide? Anche senza il signore, Davide e basta. Sì, ti volevo fare una domanda. Senta, ma io, ritornando al discorso degli avvoltoi, gli avvoltoi sono quegli uccelli che aspettano una carcassa. Ecco, ma secondo lei chi è che a Firenze può aspettare che la Fiorentina diventi una carcassa? Io me lo sono chiesto questo, certamente non i tifosi, certamente non i giornalisti, certamente non le radio, non le... Ecco, chi può desiderare che la Fiorentina diventi una carcassa? Perché è questo il messaggio che ha voluto dare, secondo me, della Valle. E poi la carcassa? Allora, premesso che a Firenze c'è una nutrita
schiera di persone che ha sulle scarpe della Valle a prescindere, dovesse vincere per scudetto, la Fiorentina si direbbe che poteva vincere con un paio di punti in più, perché non va mai bene nulla. Detto tutto questo, francamente trovo le dichiarazioni di Della Valle a proposito degli avvoltoi o altri tenuti abbastanza fuori luogo, cioè o dice i nomi oppure spara nel mucchio. Lui si riferiva sicuramente ad opinionisti e giornalisti, non certo ai tifosi. È probabilmente anche non informato benissimo, perché le cose riportate come nel telefono senza fili assumono poi dei significati diversi rispetto a quelle che sono in realtà le vicende che si respirano a Firenze. Quindi la battuta di Avoltoi, che ormai è un po' datata a dire il vero, signora Lidia, però è un qualche cosa molto distinta di Diego Della Valle. Aveva parlato di uomo nero nel passato, aveva detto altre cose e francamente mi hanno lasciato sempre un po' perplesso, perché o fai nomi o dici Davide, questo è uno che ce l'ha con la Fiorentina, perché non so, spera di comprarla un giorno a prezzi più bassi, non so, si ipotizza, oppure non puoi, così come io mi arrabbio quando si parla di giornalisti come categoria che non è seria, ma giornalisti chi? Fai nome, fai cognome, non lo si difenda. Questa è una professione in cui si risponde personalmente, anche penalmente e anche civilmente in sede di giudizi, di quello che si dice e di quello che si scrive. Quindi parlare di giornalisti o parlare di avvoltoi, ancora peggio in senso lato, secondo me è un esercizio sterile che porta a poco. Proposta di formazione contro la Roma 3-5-1-1 e quindi Pezzeia, Story e Vitor Hugo, centrocampo con Gaspar sulla fascia destra, Vertù, Badeli, Benassi in mezzo, a sinistra Federico Chiesa, attacco con Gil Dias dietro a Simeone. Saluti da Marco. Dias proprio no, Gil Dias, scusate, ma Gil Dias dopo qualche palpito, una partita un po' più semplice, mi ha profondamente deluso al pari di Babacar nella partita contro il Crotone, quindi no, Gil Dias no, che la Fiorentina debba avere sulle fasce qualche cosa di importante sì, non so come si possa fare a meno di Gaspar, la cosa mi preoccupa, ogni schieramento è valido, davvero è stata in forma dei calciatori che scenderanno in campo, per esempio un giocatore fondamentale per la Fiorentina è Badel, se lui non è in forma, sono dolori. Dolori, ma dolori forti per la squadra viola. Sono d'accordo. Alessandro ti chiede se allo stato attuale 15 milioni spesi per Simeone sono da considerarsi un investimento incauto. Al momento attuale non possiamo esprimerci su Simeone, che ha fatto delle buone cose, ma che per altre è sembrato piuttosto acerbo. Corre troppo, è poco lucido sotto porta e segna un po' meno del minimo sindacale, ma non troppo. Quindi comunque escludi eventualmente l'inserimento di Babacar? Babacar no, lo escludo, sì, okay. No, Babacar mi fa veramente arrabbiare. No, mi fa veramente arrabbiare Babacar, perché lì si vuol bene tutti, perché l'abbiamo visto crescere su, non è vero che siamo i Balotelli, perché insomma gli atteggiamenti spocchiosi di Balotelli Babacar non li ha mai avuti nel corso della carriera. È anche vero che ha fatto molto meno di quel non tantissimo che ha fatto Balotelli, però non è possibile che non infili una serie di prestazioni convincenti, cioè qui siamo esaltati perché ha fatto un gol non difficilissimo, si è procurato un rigore a Benevento e poi ha segnato un rigore e si è procurato, se non ricordo male, lui il rigore contro Torino, ecco, certo. È un po' poco per farne un titolare. Doveva fare molto di più nella partita di Crotone, ma molto di più. E chiudiamo con un Walter, l'ultimo amico in diretta con noi. Ciao Walter. Ciao, buonasera. Dottor Guetta, volevo fare due domande velocissime. La prima, sono d'accordo con lei quando dice che Della Valle devono fare i nomi e cognomi, perché potrebbero prendersi la pendenza e quindi ci sono fare i nomi e cognomi. Però io tutti i giorni leggo, invece è malissimo, quello fatto specie oggi, noi non senza dire chi, perché non si può, non è presente, dice la Fiorentina ha avuto 3 offerte e non è stata venduta. Il discorso è reversibile, si può chiedere a quel giornalista di dire chi sono, perché se si spara nel mucchio, anche io domani
posso scrivere, la Fiorentina la volevo comprare io, ma se non dico chi sono io, non vale niente. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che volevo farmi è questa: giochiamo al fantacalcio, abbiamo vinto 3-0 a Crotone, ed è il Crotone, non vincerò il Napoli. Mm-hmm. I giudizi di tanti giornalisti, sempre con la stessa squadra, gli stessi giocatori, lo stesso allenatore, sarebbero stati gli stessi? Grazie Walter. Se avessimo vinto, io sentivo un pochissimo, se avessimo vinto 3-0 contro il Napoli? Contro il Crotone. Ah, Crotone, sì, ma ho capito, ma il calcio, e io questo lo sottolineo da non so quanto tempo, questo ti consente l'incoerenza. Cioè, la Fiorentina non ha vinto a Crotone per 3-0, ha giocato una partita che se avesse pareggiato sarebbe andata bene, ma non può permettersi di pensare al pareggio come migliore di risultato a Crotone, e certo non avrebbero scritto queste cose. Ma non ha vinto per 3-0, cioè, non riesco a capire cosa portino certi ragionamenti. Cioè, è chiaro che il giornalista analizza la partita, si può discutere magari di certe vittorie trattate pur giocando male, allora si può fare un'analisi un po' più tecnica della prestazione, ma certo non avrebbero scritto le cose. Le mie faccende sarebbero state completamente diverse, perché nel 3-0 ci sarebbero stati magari 3 golatori, quindi la rete è il gesto sublime del calcio e quindi portano un voto più alto. Ma che vuol dire? Cioè, sembra che i giornalisti siano presi dalla piena, e se Fiorentina vince per 3-0 i giudizi cambiano assolutamente. Per quanto riguarda poi le valutazioni sulla compravendita della Fiorentina, io ho sentito soltanto, ho fatto male l'offerta di Sundas, che si riapparono ogni volta che la Fiorentina è in vendita con i ipotetici 100 milioni che non bastano nemmeno per cominciare a parlare, perché credo che Della Valle non scenda sotto 220-230. Di altre situazioni non le ho sentite, non ho sentito parlare, e quindi qui siamo, perché continua a ritenere che se qualcuno volesse comprare la Fiorentina in qualche modo si paleserebbe anche agli organi di informazione per cercare di avere una campagna mediatica a proprio favore. Quindi quella cifra è molto, molto importante. E il calcio è diventato un affare in cui ci si perde più che guadagnare, visto che il pallino e il comando ce l'hanno i calciatori. Io continuo a pensare che Della Valle siano la migliore soluzione possibile. Questo non ci esime dal criticarli quando vediamo o vedono chi interviene al Pentasport che la situazione non è quella che noi vorremmo che fosse. Lascio all'intervista con Stefano Schwarz, un grande colpo di Piccolo Lanza, e mi raccomando, consultate i nostri social, il pentasport.it, il nostro sito che è a vostra disposizione sempre e comunque. Ciao ragazzi. Grazie David, un saluto al direttore, e noi davvero torniamo. Andiamo a 100 all'ora sulla fascia del tempo, torniamo a metà degli anni 90 e cominciamo col tamburo. Tu, Schwarz. Se cerchi qualcosa di speciale per un evento speciale, la risposta è Villa Olmi. Alle porte di Firenze è connubio perfetto tra eleganza e raffinatezza, senza rinunciare alle tecnologie più avanzate. Luogo ideale per eventi, meeting aziendali, convention o colazioni, pranzi e cene di lavoro. Assaporerai le prelibatezze del ristorante Il Cavaliere, dove tradizione e sperimentazione si fondono per offrire piatti indimenticabili. Villa Olmi, un sogno ad occhi aperti. 055 63 77 10. Gira, 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 scegli l'autowash. Officina Peruzzi, rivenditore per la Toscana, ti offre senza impegno dimostrazione a domicilio e vendite e assistenza di un prodotto che non ha bisogno di presentazioni. Officina Peruzzi, 055 31 57 19. Martelli Gas, installazione serbatoi GPL in tutta la Toscana. Risparmio, servizio, qualità, consegna gas anche nei giorni festivi. Tutti i gadget Viola alla tabaccheria Daniela, con biglietti stadio e concerti, scommesse sportive e Becker. Punto in Viola, aperto la domenica mattina in via Erbosa 1B Rosso a Firenze Sud. Hotel Eur, a Lido di Camaiore, a 100 metri dal mare. 75 camere con aria condizionata, piscina, giardino, parcheggio interno. Da quest'anno, appartamenti Sol Eur. Visitateci www.hoteleur.it. Nei nostri piatti si sente tutto il sapore del mare. Trattoria Vittoria, la trattoria che ha portato il sapore del pesce a Firenze. Info trattoriavittoriaristorantepesce.com. Assistenza tecnica eccellente. Un'equipe di dentisti qualificata e professionale a costi accessibili a tutti. Clinica Dentale Il Giglio, a Scarperia, in Viale Matteotti 57. Ne siamo certi. Restirete a bocca aperta.
Villani, da sempre la pasticceria Viola, ti aspetta prima, durante e dopo la partita con le nostre squisite golosità. Siamo in Piazza Antonelli, a due passi dallo stadio. Ti aspettiamo! Firenze Manutenzioni, impresa qualificata Snam Rete Gas, è insieme a voi con interventi diretti in caso di guasti sugli impianti interni civili e industriali, sulla rete gas e acqua. A Firenze, in via Uguccione della Fagiola, numero 12 Rosso. Telefono 055 65 80 536. www.firenzemanutenzioni.it. Tipografia Baroni e Gori, grande professionalità dal 1968. Siamo in grado di offrirvi libri, depliants, stampati commerciali, etichette in bobina e realizzazione grafica. Grazie alla nostra tecnologia aggiornata e avanzata, possiamo rispondere alle vostre più sofisticate richieste. Tipografia Baroni e Gori, in via Fonda di Mezzana 55P, Prato. Telefono 0574 59 13 15. La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Per muoverti in bici, scegli il meglio. Kutai Cycling Philosophy. Abbigliamento tecnico per ciclismo personalizzato. Sei una società sportiva? Rivolgiti a noi per un preventivo. Personalizzeremo la tua squadra. E se ti piace correre a piedi, sapremo vestire anche te. Cercaci su www.vestipersonalizzato.it. Donati e Damiani. Opere di edilizia tradizionale e bioedilizia. Impianti e rifiniture top quality. Perché la nostra forza è la nostra professionalità. La qualità dei nostri servizi è il risultato migliore che c'è, per chi esige il meglio. In via Baccio da Montelupo 215 a Firenze. 335 60 78 386. Voluto fortemente da Ranieri, nel 1995 arrivi alla Fiorentina, dove resti per tre stagioni e dove arrivi terzo alla tua prima stagione in viola. Vinci una Coppa Italia, una Supercoppa, e dove partecipi ad una bellissima Coppa delle Coppe. Stiamo parlando di Stefan Schwarz, che abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni, i microfoni di Radio Bruno. Quindi ciao Stefan e grazie per essere intervenuto. Ciao, grazie per volevo fare una intervista. Anche noi, è un piacere. Senti Stefan, sei stato tre anni a Firenze, quali sono i tuoi ricordi più belli? Penso che sono stati tre belli anni. Però quando si vince la Coppa, Supercoppa, e noi ha fatto bene, abbastanza bene il campionato. Però penso, in totale è la sensazione da prima minuto alla ultima seconda che è stata in Firenze, perché è veramente una piazza, una città, una società che dicono rimane molto nel cuore. Sì. E anche un figlio che è nato a Firenze. Ecco, senti, è stato più bello, più soddisfacente vincere la Coppa Italia con 8 vittorie in 8 partite disputate, oppure la Supercoppa Italiana a Milano contro il Milan di Baresi, Costa Curta, Maldini, ricordiamo Donadoni, Albertini, Bovic, Desai, UEA, insomma, ho fatto solo qualche nome di quel Milan. Qual è stata più bella? Tutte e due sono belle, sono un po' diversi, però anche era un po' entro i precedenti Cecchi Gori e Berlusconi, che sapevano che era politicamente e media anche, che era molto importante per noi, per vincere la Supercoppa. Era una grande soddisfazione aiutare Cecchi Gori e Fiorentina per vincere questo, perché Milan era veramente una grande squadra. Una squadra di campioni. E poi era la prima volta nella storia che la squadra che aveva vinto la Coppa Italia andava a vincere la Supercoppa Italiana contro la squadra che aveva vinto lo scudetto. Quindi sì, è sempre una partita che è sempre un svantaggio, perché è sempre una partita fuori di casa, no? Certo. Milano che era difficilissimo, certo. Però aveva molto fiducia, era molto convincente, sapevamo anche che sapevano vincere la Supercoppa, avevamo una grande squadra con un grande giocatore, una squadra che mollava mai. Era
alto l'ultimo secondo, e era bello. E infatti, poi vinse lo scudetto il Milan quell'anno. Ma sì. Tu sei arrivato anche terzo con la Fiorentina di Ranieri. Sì. All'epoca il terzo posto non garantiva l'ingresso in quella che allora si chiamava Coppa dei Campioni, ma nel 96-97 però la tua Fiorentina disputò una grande Coppa delle Coppe, che sembrava quasi una Champions, perché insomma Sparta Praga, il Benfica, il Barcellona in semifinale. Voglio dire, cosa ti ricordi di quella Coppa delle Coppe in maniera particolare? Faceva una bella prestazione. Chiaro, con Barcellona è un po' più difficile, però è un po' strano. Mi ricordo che era un arbitro svedese che era Anders Frisch, che aveva una bella partita A Barcellona, dici? In Firenze. Sì, a Firenze. E sempre trovo con lui, parlo con lui, dico sempre che l'unica volta che non sono orgoglioso di essere svedese è questa partita. Per l'arbitro Frisch. È vero, a Firenze ci furono degli episodi sfavorevoli, anche l'espulsione di Oliveira, se non ricordo male. Sì. Però è una brava squadra, è sempre una partita difficile, però la caratteristica, mentalità della nostra squadra, facevano tutto che era possibile per vincere, però in una maniera buona, certo. Si può fare tutto e vincere, però con lei allenata, con orgoglio, con una certa maniera di vincere, però mai era una squadra brutta, cattiva, però eravamo una squadra aggressiva, certo, in una buona maniera. Poi dopo i due anni che sei stato con Ranieri è arrivato Malesani, era cambiato qualcosa per te? Tutti e due sono bravi. Malesani ha fatto anche un bel lavoro No, a me è piaciuto molto lavorare con Malesani anche. Qual è stata la più bella partita dei tre anni giocati da Schwarz in viola? Cioè la tua più bella partita, secondo te? Sono difficile, mi ricordo sempre che i tifosi, sempre quando comincia la partita, hanno dato 100% per fare noi giocare migliore. Lo ricordi ancora il tuo coro? Sì. È bello. Beh, te lo ricordi. Nel 98-99 hai lasciato Firenze perché ti richiamò Ranieri. Eri diventato allenatore lui del Valencia. Eri un po' il pupillo di mister Ranieri o sbaglio? No, pupillo non voglio dire, però penso che tutti gli allenatori che avevo avuto che sapevano che sono uno che potevano sempre contare, sapevano sempre il rendimento, sapevano che faceva e era sempre 100%, certo. Fare per la squadra vincere, fare il colleghi, aiutare i colleghi a far meglio, sono così, penso che allenatore un contributo che l'allenatore piace. Certo, qual è il campione, il giocatore più forte con il quale hai giocato in carriera? No, sono tanti, però voglio dire... Due o tre, dimmene due o tre. No, Battistuta. Perché voglio dire che normalmente quando lui Battistuta, se hai un'opportunità per fare gol, lui fa due. Quando ce n'aveva una opportunità faceva due gol. L'efficacia era molto, molto forte. Sai da solo, certo. molto convinto e quando rimettava, sì. Pensava era gol. Certo. Ma era vedere quando la palla viene, no? Certo. È molto, molto, molto forte.
Uffa, mi sono proprio rotto di questo trasloco. Perché non ti sei affidato ai migliori? Per Giove, chi sono? Non lo sai, Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Ah sì? Eh sì, figurati. Forniscono gratuitamente il materiale da imballaggio o imballano accuratamente tutto meglio di come lo faresti tu. E puoi fissare anche il sabato e la domenica. Ma permessi, autorizzazioni? Zero pensieri, fanno tutto loro. E se hai bisogno c'è il servizio deposito mobili. Per Diana allora. Allora Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Amore, dobbiamo cambiare casa. Ma dove stai andando? Vado al Peruzzi Immobiliare, Firenze, via Giampaolo Orsini 47 Rosso, oppure Antella, piazza Peruzzi 42. Telefono 055 65 60 386. Lì professionalità e cordialità sono di casa. Per i tuoi viaggi, Granducato Viaggi. Per le tue vacanze, Granducato Viaggi. Per il tuo viaggio di nozze, Granducato Viaggi. A Firenze, via Fra Jacopo Passavanti 8 Rosso. www.granducatoviaggi.it. Galanti, bontà da gustare subito o da portare via. Tutte le sere, fino alle 21.30, l'aperi di vino con una selezione tutta per voi. Galanti, Firenze, Piazza della Libertà. Caffè Dogali, 100 anni di tradizione culinaria, si rinnovano con l'apericena. Aperto dal mattino fino a tarda notte, nel Viale Malta a Firenze. Infocaffedogali.it. Hotel Bisenzio è un ambiente semplice e familiare, ideale sia per viaggi d'affari che culturali. Perfetto, anche per momenti di relax. Hotel Bisenzio è in via dei Confini 184 a Campi Bisenzio. Arte delle Pietre, creazione e restauro gioielli e manufatti in pietre dure e semipreziose. Arte delle Pietre, in via Retina 171 Rosso a Firenze. Omega Firenze, sigarette elettroniche e caffè in cialde e capsule. Vieni a trovarci nei nostri 9 negozi a Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Sovigliana. Per info e prodotti segui la pagina Facebook Omega Firenze Sigarette Elettroniche. Marcheschi Assicurazioni, da 40 anni vendiamo fiducia. A Firenze in Viale Matteotti 9, a Sesto Fiorentino in Via Barducci 3. Paolo Marcheschi, agente generale AXA, specialista nel settore aziende e famiglie, gestione del risparmio, piani pensionistici. Marcheschi Assicurazioni, serietà, buon servizio e soprattutto fiducia. Firenze, città d'arte, e a Novo Bartolino, nel Viale Matteotti, trovi l'arte della pasticceria e del buon caffè. E non dir che non l'avevamo detto, li potrai gustare un bel pranzetto, per lavoro o per diletto. La sera poi a Cuor Giulivo, vieni per un grande aperitivo. E come disse il sommo Dante, al Novo Bartolino di prelibatezze ne gusterai tante. Il legno è la tua passione? Allora, Centro Bricolage del Legno, in Viale Gramsci 13 Rosso a Firenze. Da noi le tue idee prendono vita. Taglio legno a misura, lavori di falegnameria, dai più semplici ai più complessi. Restauro finestre e persiane, telai e cornici per quadri, sia pronti che su misura. E inoltre, tanti articoli per belle arti e realizzazioni colori con tintometro. Centro Bricolage del Legno, non puoi sbagliare. www.firenzeviola.it. Tutte le ultime sulla Fiorentina solo su Firenze Viola. Calciomercato, indiscrezioni, interviste, approfondimenti e poi ancora immagini, foto esclusive, sondaggi. La Fiorentina dipinta di viola e da tutti i colori del mondo. Quelli della passione, quelli della Fiorentina, quelli di www.firenzeviola.it. Il sito viola del network di tuttomercatoweb.com. Radio Bruno Toscana e il Pentasport, sempre con la Fiorentina. Qual è l'angolo di Firenze che ti è rimasto più nel cuore? Cioè la parte della città, no? Cioè magari il Duomo, il centro, Piazzale Michelangelo, quale? Deve dire lo stadio. Lo stadio? Lo stadio. Perché c'era calore? No, è bello, però la città è una delle più belle del mondo. È il Duomo, è la piazza, è tante cose, né? Tanta è la ricchezza della città di Firenze. È magnifico, no? Quando sei tornato tanta nel 2003, sì. È bello anche perché Firenze non è troppo grande, è sempre piacevole camminare, perché è un poco giorni soprattutto, no? Sì, infatti. Anche, mi piace anche che no, è troppo moderno, le persone sono fantastiche. Senti, quando sei tornato nel 2003, te lo ricordi, per festeggiare la promozione in C1 di quella che allora si chiamava Florencia Viola,
E allora ci fu la partita. Te lo ricordi? Che ricordi hai di quella del giorno? Bello, bello, bello. Mamma mia. È emozione, perché voglio tanto bene al Firenze, voglio tanto bene alla Fiorentina. E ai tifosi. Era un privilegio, un orgoglio che ho giocato nel Fiorentina e mi piace sempre la cosa positiva che il Fiorentina fa e anche la città. Come tenendo un nome molto, molto importante nel mondo. Segui ancora la Fiorentina, no? Da lontano ovviamente. Cosa ne pensi della squadra di Pioli? E qual è il giocatore che ti piace di più? Se c'è un nuovo Schwarz nel campionato italiano? Qualcosa? Penso che Fiorentina può fare un bel campionato. È sempre con molti sacrifici, molta lotta, molta gara. Certo. E spero che il giocatore fa un bel collettivo, perché il più forte è il Fiorentino. Il calciatore vengono e vanno via, no? Certo, resta la Fiorentina poi. Il più importante è la società, il club, i tifosi, perché i calciatori murano il club e tutto, però è molto importante quando stanno nel Fiorentina fa tutto il che è possibile per dare soddisfazione alla città, ai tifosi e la responsabilità dei calciatori sono queste. Ma secondo te può lottare per un posto in Europa League questa Fiorentina così giovane? Penso che non è facile, però io sempre mi ha visto nella vita e tutto è possibile. Tutto è possibile, no? Certo. E tutti insieme, è importante che messo in un momento un po' difficile, un po' brutto. Che sono tutti insieme, tifosi, la squadra, la società, la città, tutti insieme, perché no, è come comincia, è come le finisce. Certo. E durante questo tempo è importante che stanno tutti insieme, no? Certo. Perché ce l'hai un po' più. Quanto è difficile, il momento. Ti volevo chiedere, quanto è difficile per un figlio d'arte imporsi, perché nella Fiorentina ce ne sono due: Simeone, figlio di Simeone, che tutti conoscono, e Chiesa, figlio di Enrico, ecco, che tu hai conosciuto da avversari. Insomma, sono due ragazzi che si stanno piano piano imponendo nel calcio italiano. Però quanto è difficile, prima di tutto ti chiedo se ti piacciono, e poi quanto è difficile per un figlio d'arte imporsi. No, prima Chiesa e Simeone erano le grandissime calciatori, no? No, è facile, però non è il figlio, è solo vedere che fanno nel campo, nella partita, e dimenticare che sono i figli, perché non sono i figli, sono i calciatori, sono loro, per comparare con il babbo, l'hai detto alla Fiorentina, l'hai detto alla Fiorentina, sì. Con il babbo. No, è giusto. Però ti piacciono Simeone e Chiesa, figli, sì? Ah, sì, sono bravissimi, penso che da che un paio di anni diventano grandissimi giocatori. Perfetto. Infine ti chiedo un parere su Italia-Svezia, non posso fare a meno, no? Perché ricordiamo tutti che hai indossato la maglia della nazionale svedese ad Euro 92, poi nelle Coppe del Mondo del 90 e del 94, quando addirittura la Svezia arrivò terza, e oggi la Svezia e l'Italia si giocano i play-off per accedere ai mondiali. Chi passerà il turno? È una partita, è un playoff che in Italia sono favoriti, però non voglio dire niente. Però l'Italia ce l'ha più qualità, più esperienza, una squadra più tosta. Però quando è un playoff non si sa mai, no? Certo, certo. Ma penso che
vantaggio dell'Italia anche cominciare fuori, prima della partita fuori da casa. Fai un saluto ai tifosi viola promettendo di tornare presto a Firenze al Franchi. Sì, torno presto per Firenze, voglio salutare tutti perché sono tre belli anni, spettacolari, mio figlio anche nato in Firenze, e stanno tutti nel mio cuore, e per fare una bel campionato deve essere tutti insieme, tifosi, squadra, società, città, mesmo quando è un momento meno buono, è importante stare tutti insieme per finire bene. Viene la temporada, la stagione. Ma stagione. Perché te lo sai, vero, che se vieni al Franchi ti ricanteranno il tuo coro anche se non sei in campo. Lo sai? Sì, è stato sempre un piacere. Ma sarà sempre un piacere dare il mio 100% all'ora. Andavi veloce. Però Quel momento meno buono era un grande momento, sentire il cuore. Ti caricava. Grande Stefan Schwarz, e complimenti alla nostra Michela Lanza, che è andata a ritrovare il centrocampista svedese, che ci ha parlato dell'attualità e ovviamente anche dei suoi ricordi di una gran bella Fiorentina. Noi siamo in chiusura di Pentasport, siamo andati anche un pizzico lunghi, ma lo meritava ovviamente Stefan Schwarz. Grazie mille a Gianluca Bisotti. Ciao, a domani, ciao. Grazie a voi per averci seguito. 7:40, ripartiamo con la rassegna stampa. Domani riprende gli allenamenti della Fiorentina, saranno anche a porte aperte, quindi dalle 14:30 tutti al Franchi, ci saremo anche noi per raccontarvi la giornata viola. Buona serata. Questo programma è offerto da Chianti Banca, la mia banca in terra toscana. Alla Reme facciamo il bagno insieme. Pavimenti e rivestimenti delle migliori marche nel Viale dei Mille a Firenze, di fronte alla Chiesa dei Sette Santi. Car muove la città. Stanco della tua vecchia auto? Cerchi un'auto o un mezzo da lavoro? Allora Car, massima professionalità, prezzi vantaggiosi e supervalutazione usato. Car ti aspetta nelle rinnovate sedi di Firenze, Firenze Sud e Sesto Fiorentino, zona Osmannoro. www.carfiat.it.